first La velocità luce è troppo alta. Sì, velocità. dobbiamo passare direttamente.

Adesso chiedetemi pure senza remissione, io non ho peli sulla lingua, momentaneamente.

Anche abbastanza, allora aspetta, 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 che voglio di Mo' cambio scena, eh? Ce la faccio. Eh? Il tasterino che mi si sposta. Benvenuti a compila quindi va, eh, allora. eccoci qua. <ride> Devo schiarirmi anche un attimo fa, ma è bello la partecipazione col suono che, che è arrivato proprio a fagiolo. amici, amici, spettacolare. Quasi no, ho messo il comando suoni. Perché ci sono nella pagina principale del canale, ci sono anche l'elenco dei, dei comandi che sono disponibili nella chat. Quanto meno, no, direi dovrebbe esserci tutti. Non so se ce ne avevo messi alcuni, ma altri, diciamo, dipendono da quelli. Quindi, ciao Marco. Ciao l'omonimo, il mio omonimo, quindi. Eh, anche se. Marco, Marco, Marco Cantù, eh, secondo me. Tutti gli sviluppatori dei FI si chiamano Marco, quindi. <ride> almeno quelli che ci hanno a che fare. Mi vedo un po' stranamente in ombra, ma. Cioè, in realtà ho un, un lato alla luce e un lato al buio come, come la luna quindi ho anche le due facce ho la doppia faccia ma adesso mi sposto anche questo è che nonostante ciao Jax, ben arrivato saluto da berry <ride> qui reggio emilia al momento temperatura decente Ciao di Simon, oh, stasera ne, non, non ci sono partite di calcio, anche se nel momento in cui ho pianificato la live mi è stato fatto notare da qualcuno in famiglia che stasera iniziava Temptation Island e quindi ho detto ma potrei dare buca alla live per guardare... vabbè adesso so che sarò un... Uh, vi cadrà un mito che non c'era, però <ride> è uno dei programmi che guardo. <ride> Vedi che è, è un dialogo perfetto quello con so, perché la chat, la net dei messaggi con, con l'effetto sonoro, ci sta perfettamente. Quindi, esatto, tenuta la temptation. Ma no, in realtà lo guardo perché mi diverte troppo vedere questo circo mediatico di, di personaggi che. Che, fanno la, che diciamo si trovano in situazioni che non so per quanto siano reali o scriptate secondo me c'è un gran lavoro di redazione dietro però vedere come, immaginando, immaginiamo che siano reali come interpretano tutto al contrario di quello che dovrebbero interpretare quindi non sento audio ehm, non lo so, qua c'è la levetta se parli di brani o musica e così non c'è nulla ma sul... spero che si senta quindi se invece il microfono è una cosa peggio siccome mi è già capitato però vedo le, le barrette qua che mi, che, che, che mi barriscono e quindi le barrette barriscono e quindi direi che dovrebbe essere tutto a posto mi viene da dire se altri sentono direi che il dubbio cioè c'è la controprova eh, hm, potrei mettere un po' di di musichette però boh sono quelle lo fai un pochino, ma non saprei adesso ci provo, prova a vedere queste come sono, vediamo se le trascini. Effettivamente è un, po', è un po' altina questa musica. Ok, basta solo come sottofondo: sottofondo, che non dia troppo fastidio, la metto lì, così non rompe le scatole. E che stava di? Ok, allora mi sposto un po' di cose qua. Eh, non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma non era importante quasi sicuramente per cui il gattino qua devo indicare che ogni tanto fa capolino generato con le AI ah, tra l'altro ho messo sui social, non so se sicuramente l'avrete vista in giro una foto, ho partecipato al, al photo contest di TDEVCON con un'immagine che già dalla descrizione è spudoratamente generata con, con le AI quindi tra l'altro vorrei farvi vedere a parte la foto... In sé anche l'originale come era perché secondo me è una cosa interessante cioè, per far vedere quanto l'AI ci ha lavorato eh, adesso me la trasferisco perché ho tutto sul uh, ho tutto sul telefono e quindi però diciamo l'originale non era proprio venuta bene come, come come speravo e invece questa qui allora come faccio a inviarlo Qua c'è tutta una serie di, oggi ho generato immagini con l'intelligenza artificiale, ma avevo sbagliato il profilo, avevo scelto eh, femmina e quindi ho, una, come dire, ho la mia foto di profilo versione femminile, che però non sono male, eh, come... Guarda, allora, ve, ve la faccio vedere... No, non so se farò vedere perché è un po' sconvolgente, eh. sono, sono un pochino, non, non è proprio il massimo però. Eh, dove ho messo la, la foto picture camera ah, ok qua c'è quella che ho fatto che ho fatto questa immagine dove mi sono messo su scusate se guardo in basso eh, però sto cercando di come vedete le mie immagini non sono il massimo della serietà perché ci sono io in tutte le forme le salse <ride> ho provato ho provato a avere delle, delle idee malsane ma una era peggio dell'altra e quindi. però ne ho anche una interessante, eccola qua. Vediamo se riesco a mandarla con un programmino veramente interessante che si chiama LocalSend. Non so se l'avete mai sentito nominare, cercatelo. Dove, quando siete in rete locale, un WiFi esiste sia per mobile che per desktop ed è open source, vi dà un'interfaccina. Come questa qui, non si vede una, una mazza, vedete? Quello è il mio portatile. E se fate un invio, cioè vede dati i nomi e i device quando lo aprite in entrambi i dispositivi, desktop eh, si vedono e potete inviarvi dei file senza passare tipo da whatsapp. Perché a me mh, mi interessava scaricare o collegare USB. Ecco, poi ci sono tante altre soluzioni perché Windows ha anche il suo collegamento. Eh, al cellulare anche se attiva tutto una... cioè c'è un servizio da tenere attivo il servizio gestisce sms insomma un'integrazione totale che a me io non voglio mentre voglio solo questo tipo di feature ed è molto comodo da questo punto di vista quindi mia... quando lo lanciate vedete potete fare receive o send potete mandare dei file di qua e di là è open source quindi totalmente gratuito secondo me è un un ottimo tulettino si chiama proprio local send scritto proprio così e mi sono fatto mandare adesso mi, lo apro le, le apro la foto del me ne manca una ah no beh va bene quella ce l'ho quindi vi faccio vedere la foto che ho pubblicato anche se l'avrete sicuramente già vista aspettate che arrivo eh, perché devo Devo trovare il modo di zoomare. Lo so che non si vede lo schermo, ma voglio fare l'effetto uh, sh shock, first reaction shock, come direbbe come diceva quello. E dove vado a prendere? Quella di Facebook. Ma sì dai, così metto adesso. Cambio, vediamo se ho lo screen. Zzz. Eccolo, questa è la foto che, che, ho, che ho pubblicato dove ci sono io con questo, questo Emo da stupido, che è una settimana che l'ho sfruttato tra filmati, uno short, qualche post poi adesso, a meno che non, non venga riscattato da qualcuno, ma dopo non ci vedo una mazza con gli occhiali, lo lascio dov'è e basta, mi sono divertito. In realtà stasera ho, ho comunque compagnia, ma vi faccio vedere dopo. Sì, sì, questo è proprio il mio gatto. Eh? Non è... è proprio lui lo posso testimoniare, perché questa è la foto adesso la faccio vedere eh, un po' meglio così tolgo, magari tolgo proprio anche la cam. E... Tanto poi l'avrete vista. Ma se qualcuno non, non l'ha vista, e ma dai palestra, è anche lui devo farlo. No, deve fare come faccio io. Più che in palestra, dobbiamo... bisogna mangiare meno. Ecco quello. Però lui diciamo è un bel perone, come mi piace, ha proprio questo fisico a pera perché se vedete eh, proprio, scende e si allarga verso il basso quindi, quindi più che palestra deve mangiare meno crocchini eh, A parte questo, questa è la foto diciamo taroccata, l'originale è questa qui Quindi potete immaginare, adesso magari tolgo un po' di zoom questo è l'originale quindi adesso la metterò anche su Facebook perché mi sono dimenticato, ma poteva essere carino vedere, visto anche che qualcuno mette in dubbio che sia il mio gatto. Questa è la prova del, del... e quindi, da qui passiamo a questa roba. Qui che è una roba un po' tagliata. però cioè, ma da notare la finezza del fatto che sullo scoglio c'è l'ombra. E quindi proprio anche della, della figura del gatto è qui. Giusto per dare qualche dettaglio ho usato una funzionalità di Photoshop che è abbastanza nuova, che è il Generative Fill. Cioè esiste anche in altri software tipo Canva. Fondamentalmente io ho selezionato il soggetto, i soggetti in questo caso che sono io e il gatto, inverti la selezione, quindi seleziona tutti tranne me e lui, e poi gli dice fammi un fondale, gli ho chiesto un fondale con il mare, qualche scoglio, e lui propone qualche alternativa, ma la cosa bella è che lui cioè questa parte dove c'è l'ombra non c'è nella foto originale, quindi esclusa dalla selezione, ma lui capendo come è fatta la figura, o diciamo, avendo una, una cognizione statistica di come eh, i, i corpi di gatti sono fatti, quindi come eh, poi certe posizioni de determinano un'ombra ha creato proprio tutto, tant'è che pure io il fondo era molto più chiaro dopo ci ho lavorato sopra ho messo la selezione sullo sfondo e l'ho leggermente sfumato perché dà l'idea di essere un pochino più in lontananza e dà un senso di profondità eh, quindi no, non ha fatto tutte le AI, poi ho cambiato anche un po' un po' di colori eh, però come dire mh, ha, fatto, ha fatto un bel cioè da questo qui che proprio si vede eh, che è la stessa foto a questo passaggio qui c'è una bella differenza, mi viene da dire, per cui è interessante da questo punto di vista, questo, questo tipo di, di, di manipolazione non è male, diciamo. Quindi eh, il fil generativo è un qualcosa che prende contesto: ma eh, non so, c'è un um, c'è una foto, tu selezioni il piano di un, di un tavolo. Ti ha messo anche l'ombra sotto la gamba? Sì, anche sotto il sedere. Quello è quello il bello. Cioè Lui ha messo praticamente. Adesso perché poi è stata è un po' tagliata. però questa parte qui sotto è l'ombra che faccio io seduto. E nell'originale, beh, qualcosina c'è, però non è proprio identico. Secondo me, non è proprio la stessa cosa. E poi comunque, anche se lo fosse. L'ombra comunque è applicata, cioè non è che c'è rimasto il pezzo di divano, c'è andando a vedere nel dettaglio. Se vado a vedere qui sotto c'è proprio eh, lo scoglio con l'ombra, quindi ha replicato l'ombra, con però sotto quella la parte che c'è. È chiaro che andando nei, nei dettagli si notano, ma infatti non ci ho curato più di tanto. Ad esempio, questi bordi non sono perfettissimi, ma li ho sfumati io. Ormai non si riesce più a distinguere la realtà dalla finzione. Mi hai suggerito una cosa che secondo me vi può divertire, che ho pubblicato non tanto tempo fa proprio sul profilo Facebook, che è questa cosa real, che volendo possiamo anche fare, che è un po' fuori programma ma ci sta, che è un Real or Not. Questo è sviluppato da... Ok, non gestisce molto bene secondo me i caratteri, è sviluppato da Microsoft l'ho visto su qualche canale ed è interessante perché quello che fa fondamentalmente aspettate che mi ripristino la cam è quello di proporvi delle immagini e bisogna indovinare ad esempio se sono vero o reali è molto più difficile di quanto sembra se volendo possiamo dargli un, un colpetto giusto per, per vedere un po ad esempio questa immagine non, non ha una qualità esagerata, ecco per così dire, adesso cerco di farlo stare un po' tutto nel... anzi facciamo così, oh voilà, così è perfetto, vedete che eh, si possono, adesso io vado a vedere dei particolari di questa immagine, bisogna indovinare se secondo voi è vera oppure falsa, eh, vediamo quante indovinate, ce ne sono un po' tante, quindi... Jax dice falsa eh, Io sarei per il falso Più che altro per alcune irregolarità Però non sono Muzio dice falsa Anche io sono per il falso Quindi direi che la maggior parte Punta per l'artificiale Quindi vediamo se ci abbiamo messo Good job Quella... Ci abbiamo beccato eh, questa a me sembra molto molto artificiosa andiamo a vedere dall'inizio perché mi sembra un po' troppo perfetta per essere vera più che altro la pelle la texture della pelle mi sembra un po' vera tu dici adesso io lo sto ingrandendo quindi si sgrana forse anche un po' e eh? poi non è detto che in live si veda però sì, cioè la barba non, è, non sarebbe comunque facile da fare, Jax dice. <ride> L'ho scattata. Io è reale. Conosco il tipo a un negozio di cinema casa mia. <ride> okay. allora, part, però parte la battuta. Nel senso, però pensate anche che sia reale oppure oppure comunque artificiale. Secondo me è artificiale. Io però se, se maggi la maggior parte dite che è, è reale punto surreale no keep going era, era artificiale e avevo qualche sospetto anche se la barba mi, mi, mi treva in inganno ma effettivamente è fatta con, con l'AI era fatta bene, sì sì però era, era un po' troppo perfetto però alle volte anche certe imperfezioni o oh, lo sfondo si sì, ci sta da questo punto di vista eh, questa qui, cioè che ingrandire un po' i dettagli forse è anche un po' barare, però oddio mi sembra reale, perché, poi io do il mio parere, eh, ma io non sono un esperto, non sapete quante volte mi ha fregato questa cosa, perché la scritta qui eh, vabbè, così ci rimane scritta. Le, le, le scritte sono ehm, di solito. Eh, quello che fa l'EI è fare male le scritte, o comunque eh, non scrive correttamente. Perché invece i simboli mi sembrano queste bandiere. Non hanno molta ombra, devo dire. però generalmente quello che si va a vedere sono le mani. Tipo, qui vedo 5 dita. Qui... qui me ne manca qualcuno, ma potrebbe essere questa mi sembra impugnata in modo strano ma però grosso modo tutto sommato mi sembrano mi sembrano a posto quindi dice vera penso anch'io che sia vera quindi proviamo ce la giochiamo nessuna nulla in contrario proverei sul a mettere vera pure io poi dopo Vado sul vera, mi, mi, mi butto sul vera io, quindi. Ok, questa è la reale, ci sta. Eh, mm. Questa. Mm, mm. Questa è, mo è molto. è molto sushi. Più che altro perché il testo non ha molto senso, francamente. E questa mano. Eh, questa dita sono un po', un po' schiacciate secondo me e questa mi dà la parvenza di essere un pochino fatta male più alcune sbavature che il testo non perfetto questa secondo me, questa secondo me è falsa mi dà quest'idea che non artificiale le mani di Terminator esatto un po' questa mi sa che sia falsa quindi artificiale Ok, questa era abbastanza... Questa qui... che poi non so se ingrandire è barare eh, in realtà, però... Questa qui... Mm. Mi verrebbe da dire che, f... che è artificiale. Fa una e una, non, non so se segue il pattern. Non ci sono scritte, quindi non... non ci dà molto, molto aiuto che mi scrivono sempre quando il fumo è strano non lo so tutto sommato non so se è strano falsa però sì c'è questa forma strana qualcosa in mano ma anche questo blocco qui posizionato mi sembra un po Sembra un po' buttata lì lo sfondo, è un, po', è un po' strano, è un po' raffazzonato, mancano... Non lo so, anch'io sarei per l'artificiale, però vedo che anche voi siete per l'artificiale, quindi... Ok, per il momento non ci sta ingannando. Che poi il discorso non è ovviamente mancarle tutte, è quelle che proprio ti sbagli in un senso o nell'altro e ti fanno capire che... Vediamo questa qui... Mm dalle scritte dalle scritte mi sembra un pochino mi sembra un pochino boh a me dà l'idea di essere artificiale più che altro perché queste scritte non ehm, vediamo se riesco a zoomarle no non si sposta queste scritte mi sembrano così strane Mi lascia un po' perplessa la cosa eh, Devo dire Perché c'è sempre questa luce in faccia Scusate eh, Che sistemo un attimo Sistemo un attimo le luci No Più bassa, più bassa, più bassa, più bassa Grazie Oh là. Guardate, mi, fa, mi fa riflesso la, la luce e quindi mi lascia un po'... voi dite vera, reale. Io sono, sono un pochino titubante a tutti gli effetti perché... Io sono titubante per via delle scritte che non mi, mi sembrano un po' strane quelle, quelle scritte qua e così, quindi mi danno un po', non so, mi sembrano un po' sospettose. Però se voi dite i caschi non sembrano tutti uguali, vabbè, quello, ricordiamoci che c'è sempre una distribuzione anche statistica e quindi... Non lo so, non lo so voi dite reale, proviamo reale per me è artificiale, secondo me qui ci falsissima ah, reale o falsissima quindi stiamo cambiando idea qua vi eh? ho plagiato io forse non lo so, mi sbaglierò però era in pubblicità ah ok eh la pubblicità rompe un po' il cazzo però eh, solo con il sub non si vede più eh, tra l'altro a settembre è pure è, è scontata quindi senti i canali che dicono è scontata non, non, mi, non mi ricordo perché non, non ci faccio caso ma effettivamente mi è comparso oggi il banner che a settembre si chiama subtember su twitch perché ci sono gli abbonamenti scontati queste cose qui. Eh, boh io, io vado su artificiale, per me è artificiale, quindi ok, l'abbiamo beccata. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Adesso andiamo a analizzare in, i brufoli in profondità. Mi sembra reale eh, da un certo punto di vista. Boh, sarei per il reale, onestamente, perché tutto sommato su alcuni dettagli mi sembra, non so, i capelli più sottili, anche sullo sfondo mi sembra realizzata molto bene. Anche sulle ciglia c'è questa imperfezione. Secondo me questo è reale, io ho questo, questo parere. Mi sembra molto... Soprattutto qui c'è questa piccola imperfezione sulla, sulle ciglia, anche qui non è proprio regolare, non vedo, non vedo glitch, non vedo cose particolari, secondo me questo è vero. I capelli singoli con lo sfondo in mezzo, eh, però secondo me sì, quello mi dà l'idea che possa essere, cioè ci sono molte imperfezioni, quindi se fosse artificiale questo vorrebbe dire che... Siamo messi male. Eh? Questa vuol dire che dobbiamo iniziare a preoccuparci. Per cui, secondo me, è reale. Quindi, Jax dice vera. Io punto su Real: no, fregati, ci ha fregato. messo che il sito sia onesto, apparentemente questo era artificiale. Quindi. Poi sì, non so quanto bene si vedano in live perché chiaramente se io zoom un pochino sgrana, però questa I'm a Voter, questa potrebbe essere reale. Tra l'altro il bambino ha le padelle, <ride> come diciamo diciamola noi, ti hai fatto una padella, cioè ti sei fatto una macchia di, di sugo o oh. la padella in tlamaya. Però questo testo è troppo, ahimè, eh, voter, non, non vedo il nome che c'è dietro, probabilmente è il nome del posto, e mi sembra, quella di prima era fatta veramente bene, quindi, eh... oddio, però dietro il testo di quel foglio lì è un po' strano, non è strano, però è piccolo, non si riesce a decifrare, quello potrebbe essere anche un problema... No, un problema del mio ingrandimento, quindi la patacca è... Cioè, questo bambino è particolarmente... c'è cioè, una roba che non si può tenere. Cioè, cosa fa? Dove è stato? In un... È andato a lavorare in un fast food pre-tempo? Pre mi sembrerebbe reale da così. Non vedo nulla che possa essere fuori posto nelle scritte, tranne quelle che sono talmente piccoline da non vedersi. Poi il bavaglio mi sembra anche il dettaglio delle patacche il dettaglio della mano ci sono cinque dita perché di solito quello è il problema principale i pantaloni a sinistra hanno sì quel motivo che potrebbe poi essere anche preso eh, prendendo spunto da qualcos'altro eh, non si sa mai quello può essere che ci inganni quindi però sì mi sembra abbastanza fedele da questo punto di vista mi sembra abbastanza Boh, io dico che è vera, quindi sarei per il vero, poi se non ci sono pareri contrari la metto, la metto in real tanto poi, tanto poi il problema non è poi, vabbè, fare lo score, metto real speriamo di beccarci Ok, stavolta era una foto vera, questa volta questa mm, mi dà l'idea di essere molto fake perché mm, mi sa molto fake? Perché lei tende un po' ad arrotondare sulle. sulle mh, è vero che questa è una. Però avrei potuto fare vedere anche quelle reali, eh? Ma non c'è quella, quella. In che senso quelle reali? Cioè, lui quando ti dice good job hai indovinato, se ti dice ritenta vuol dire che hai sbagliato, quindi ogni volta. Quella reale non c'è perché se è generata dall'AI non esiste tecnicamente quella foto nella realtà, ma quella foto è il, è il prodotto de, delle AI basata su quello che ha imparato su altre foto. Quindi è proprio quello il punto, produrre contenuti nuovi eh, avendo, in base a quello che gli chiedi, avendo imparato cos'è che contraddistingue quella cosa nelle, nelle altre foto che sono state analizzate. Quindi, per cui, come la foto della donna di prima, ci siamo sbagliati perché l'abbiamo messa eh, reale invece. Le ombre di questa, ma le ombre in realtà sono anche tutto sommato... No, ce n'è una troppo corta, questa è troppo corta. L'ombra della seconda si, si tronchi, sì, questa è un po' troppo corta, obiettivamente. Nessuna degli altri ce l'ha così corta. Quindi questo è un indizio, però secondo me qui gioca più la forma di queste... Di queste... Intendevo che avrebbero dovuto far vedere l'originale in caso di foto artificiale. Eh, è proprio quello che dicevo, non c'è. <ride> cioè non esiste l'originale. Cioè in caso di foto artificiale, quella foto è un prodotto di artificiale, nel senso che elabora il testo, cioè elabora un'immagine e la produce ex novo, eh, quello che tu magari, ad esempio la foto della, della donna, non corrisponde a una donna esattamente, esattamente fatta così, cioè lui ne avrà viste tante, avrà assemblato i concetti, avrà messo assieme capelli e visi che non sono propriamente, cioè non, non è un qualcosa prodotto digitalmente da una foto vera, è una, cioè ce ne sarà qualcuna che assomiglia, però è un prodotto proprio dell'intelligenza artificiale. Pensavo fosse appartenente real, no, no, quello è eh, come quello che ho fatto io con quella di prima col mare e con gli scogli. Non, non so se magari c'è da qualche parte una foto esattamente fatta così, però lui avrà un concetto di tante foto dove tu gli descrivi: qui c'è il mare, qui ci sono gli scogli, qui c'è il mare, qui ci sono gli scogli. Quindi lui, lui, diciamo lui, lei, esso, perché comunque è un oggetto, è un algoritmo capisce quali sono gli elementi distintivi di uno scoglio perché a forza di dirgli lo scoglio dov'è e a forza di confrontare di prendere in input quelle immagini diciamo che si allena e riesce a un certo punto a dirti con una foto fatta in un certo modo se c'è o meno uno scoglio e questo è un primo step ma la cosa interessante è che questa funzione entrando dall'altra parte cioè chiedendogli di produrre uno scoglio, tu riesci a tirare fuori da questo sistema l'idea di scoglio che ha l'intelligenza artificiale, è più allenata e più riesce a produrti delle cose talmente simili eh, al reale che sono quasi praticamente indistinguibili da, da foto reali appunto però probabilmente una, magari una persona con quella fisionomia non ha foto esattamente come quella che abbiamo visto, lo stesso concetto vale per chat GPT cioè, vedendo tante parole e tante distribuzioni, eh, ricombina e se voi gli fate due volte la stessa domanda, non vi produrrà mai lo stesso contenuto, ma contenuti che possono avere delle affinità, perché l'algoritmo riassembla e produce cose tendenzialmente nuove: nel senso che non produrrà molto, diciamo raramente, ma quasi all'impossibile, se ben. Trainato, ovviamente, eh, non produrrà mai un testo che è equivalente esattamente identico a una cosa che c'è già perché comunque c'è una ricombinazione statistica. Per cui il bambino non ha la testa. A parte che questo è un po' sollevato. Ma eh, scusa, dov'è che c'è un bambino? Non l'ho mica visto il bambino. C'è un, un cappuccio, eh quindi. Però secondo me questa è generata più che altro perché non... Parlo di quello sulle spalle. Oddio, non vedo bambini sulle spalle io qua. Sicuro che c'è un bambino sulle spalle? Questo secondo me è uno zaino, dice questa qui. Questo secondo me è un... Ma infatti secondo me è un cappuccio, però può anche essere che originariamente fosse un bambino sulle spalle. E, e, e può essere anche una scimmia perché cioè, sembra una, una, una stupidata ma effettivamente c'è magari alcune immagini dove quello sembra un'altra cosa lui assemblando ti produce una cosa che non capisci bene cos'è perché molto spesso hai falsi positivi questa cosa la, la trovate ad esempio se cercate in giro dei meme troverete dei meme dove ci sono dei muffin eh, dei chihuahua dei muffin che abbiamo presi per chihuahua perché i pezzi di cioccolato sono fatti esattamente come, come gli occhi eh, però è un concetto reale dopo ve lo faccio vedere eh, meme chihuahua mi sembra eh, ai muffin qualcosa del genere vedete <ride> chihuahua or muffin questa è una delle cose eh, che frega di più la computer vision cioè quando sottoponete questo set di foto all'intelligenza artificiale questa fa, fa una fatica cioè vi darà un sacco di falsi positivi vi dirà che è un chihuahua è un muffin è un muffin è un chihuahua perché ha gli stessi colori e ha la stessa... No, cioè, chiaramente sono le cose poi affascinanti non, so, non ne so mezza di queste cose nel senso di come funziona tecnicamente ho partecipato a un workshop sono uscito che ne sapevo molto di più ma eh, avendomi aperto il mondo so ne sono molto di più perché so che c'è il mondo ma del mondo non ne so un tubo e quindi a livello di sconforto ne so ancora meno di prima però è un, questa è una delle, delle difficoltà oppure c'è la scena la scena mitica di, di, di Silicon Valley eh, che si scrive Silicon Valley eh, del uno dei personaggi la hot dog identifying app che forse l'avevamo vista c'è oh, scusate c'è Jin Yang questo è un telefilm che se non avete mai visto lo dovete vedere che fa l'app la, che riconosce il cibo quindi ha preparato un burrito per il test e c'è un eh, schippiamo la Devono testare la nuova app che ha fatto il, il giapponese gli fanno vedere uno dog, giustamente, e lui gli dice che, giustamente, è un hot dog. Hanno fatto praticamente lo Shazam per il cibo e quindi sono molto entusiasti di questa cosa. Fanno ovviamente la controprova, ovvero. Adesso provano la pizza. Provano a riconoscere la pizza. E l'app giustamente ci pensa un po'. e Gli dice: Che non è uno dog. Praticamente l'app riconosce lo dog. con è uno dog. E se non è uno dog, dice: Non è uno dog. Ma non riconosce tutti i cibi. Fa la foto con il piatto di spaghetti. Not hot dog. <ride> the fuck? questo film è questa è una serie eccezionale se qualcuno ha Sky o Sky o Now TV la trovate lì, ha qualche annetto sono 5 cin stagioni mi sembra eh. si sì, riconosce solo gli hot dog e se non è un dog ti dice non è un hot dog ma non ti riconosce il cibo sono dei personaggi però sono, sono molte scene sono reali perché il creatore di quella serie è l'autore anche di Beavis Embatted, che molti magari conosceranno, quelli che andavano su MTV tanti anni fa. E nei primi anni questo come dire, questo writer faceva lo sviluppatore software in una, in una software house e quindi ci ha basato, ma ci sono un sacco di riferimenti a, a, a proprio la Silicon Valley, eh, persone somiglianti a Steve Jobs a Bill Gates che si battagliano eh, il fatto delle azioni del mercato le, le stock option per... ci sono un sacco ma è, cioè, è talmente divertente gli incubatori cioè, è una roba che è... secondo me soprattutto le prime stagioni alla fine inizia un po' a tirare però le prime stagioni la prima e la seconda stagione sono una roba da, da pisciarsi sotto e da ridere quindi bene torniamo a noi quindi questo è per me artificiale mi direi che anche per voi è artificiale ok questa l'abbiamo beccato la signorina qui hmm. l'immagine è molto semplice secondo me mi vuole portare ancora a um, mi vuole ingannare ancora perché sembrerebbe avere delle imperfezioni però i capelli stavolta non, 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 non mi sgavano più artificialissima, si sì, diciamo che lo sfondo è molto sfumato e comunque molto sempliciotta, però è, mo è molto, cioè andando proprio nei dettagli anche del viso cioè è molto perfetta, cioè non, non perché sia perfetta, si sì, c'ha delle dita <ride> probabilmente di il dettaglio più evidente non lo neanche notate si sì, questa fa la pianista però è, ha delle dita veramente veramente lunghe quindi poi, scusa, ce n'ha uno, due, tre, no, ce n'ha cinque almeno. Ha delle allora, dita no? lunghissime e quindi, sì, questo probabilmente è il telefono a casa. Questa effettivamente è la cosa più evidente, forse è la cosa da guardare subito. Però, vedete, queste cose qui si sgamano, però dal momento in cui la cosa poi si raffinerà, andiamo, se è vera, però io non ci credo, eh. comunque dai, diamo artificiale, ok, questa l'abbiamo sgamata. Eh, qui c'è il problema delle scritte anche se essendo ideogrammi io non saprei distinguere, non saprei distinguere gli ideo, ideogrammi dagli ideogrammi del Tipo che il socialismo non guarda i dettagli. E eh, vabbè, io mi sono fatto un attimo prendere la mano. Cosa, cosa vuoi mai, eh, questa qui? Oh, che dettagli potremmo vedere c'è questo filo che un po va di sgimbescio mm. il filo però non è propriamente dritto eh. ci sta che non sia perfetto ma secondo me è troppo storto questo filo mi sembra sì i cavi mi sembra che cioè qui cioè veramente c'è stato poi c'è stato più un terremoto oppure perché mi dà l'idea che non sono non sono perfettissimi mi fa pensare che secondo me che questa sia artificiale. Quindi sembra la bandiera dell'Olanda o, o francese. No, sono ignorante... La francese è, in realtà è dritta, non è come questa. Quindi cioè è come la nostra... Eh, boh. Io... Pff, annetto che più la ingrandisco più si sgrana, quindi... Non saprei, russa. Io tenderei per l'artificiale anche questo cartello. Mm. Qui ci sono dei dettagli. Questi dettagli qui questi dettagli qui mi fanno pensare che. mi fanno pensare che non sia, che non sia, che non sia proprio reale. Quindi vado su... io vado sull'artificiale. Ok l'ho beccato <ride> Questa è artificiale tutta la vita Perché Cioè C'è la scritta Poi c'è la... <ride> Questa direi che Non c'è dubbio eh Questa qui direi che non si sbaglia Secondo me questa è proprio Diciamo <coughs> mettiamola così poi non so se ci sono altri dettagli in giro che possono darci un'idea del altri dettagli più evidenti non ne vedo però le scritte così sono non, non, non vanno bene poi qui ma a molte cose sospette questa immagine Tro, è troppo sospetta al netto delle scritte Secondo me questa è tutta storta. Diciamo così se io chiamo la polizia e arriva una macchina così io sono preoccupato perché questa è poi se ha polis fuccione erano ubriacchi quello che hanno applicate le scritte. Sì, o quello oppure, però, anche col anche quelli che le hanno stampate avevano dei grossi problemi. Quindi, questa direi che poi sono proprio qui è proprio attaccata. Questo è un ideogramma che non c'ha nessun senso quindi. Lo stemma in mezzo alle portiere, cioè proprio nella giuntura, cioè vuol dire fare proprio un lavoro, un lavoro in più tra l'altro le maniglie no, dai, le maniglie sono anche posizionate abbastanza bene, ci potrebbe anche stare. Però anche qui davanti il marchio mm, è un pochino queste porte che non hanno molto senso, poi. Mi lascia un po' perplesso, Anche qui eh, è un po' irregolare. Sulla... Aspetta eh, che vado sulla gomma. Cioè, ci sono i bulloni che sono un po' alla rinfusa. Come per dire... Io ho un'idea che lì ci siano delle cose fatte un po' così, ma non, non senza un ordine preciso. Questa è, questa è artificiale, dai. Oh, oi boh. Questa me la devo zoomare perché è una, è una roba interessante, eh, questa cosa qui. Cosa potrebbe farmi capire? Non lo so. Dirò, eh. Questa non lo so. È molto, molto, molto... Che è? Che c'è? Guardavo, mi stanno girando gli, le anticipazioni su, su temptation island mi fanno anche gli spoiler quindi difficile da dire perché so che ci sono molti campi penso sia un po tanto variegata eh? cioè se ha veramente tanti, tanti colori sono veramente tanti quindi non vorrei che questo fosse il risultato di di un assembramento di idee dove c'erano due colori ne vede due da un'altra parte quindi inizia magari a mettere assieme troppi colori che anche perché basta vedere anche l'appezzamento cioè questo secondo me ha preso spunto da un plaid e ha detto questo è un campo magari da un campo che era più colorato e quindi campi di fiori però cioè, non ne metteresti secondo me con colori simili, cioè sono veramente tutti diversi quindi e c'è cioè, proprio un minestrone, cioè, è proprio talmente variegato qui quante ce ne sono, poi molto sconfinato. Che, che diavolo se ne fa uno di, di così di così tanti. Poi qui poi non c'è proprio neanche una casa nel giro di cioè, se devo, se abito qui e devo andare qui. Cioè devo attraversare un... Uh, mi sembra un po', un po'... sono un po' per l'artificiale, quindi mi sa che anche voi forse è falsa, quindi mi sa che puntate un po' più sulla. io punto un po' sull'artificiale, per cui vado un po' più... io sono sull'artificiale. Proviamo, provo, good job, era artificiale. Questo artificiale ha, ha tutto spiano, anche perché questa qui che roba è qui c'è della roba strana questo tizio però questa cosa qui non si capisce cos'è cioè cosa ha, cos ha attaccato ci sono dei dettagli anche questo ha una forma un po troppo è una forma un po troppo strana ci sono delle forme un po troppo strane sia la parte della bandiera qua sotto, ma anche questo, questo lunotto qui. Eh, questa potrebbe anche andare bene, ma la trovi da tanti punti. E quindi... Però mi sa fasulla, anche secondo me questa è... Gli sfondi sempre sfumati, sempre questo fuoco, questo effetto fuoco... Molto netto, cioè mai sbagliato con eh, roba generica. I due fanali non mi sembrano neanche precisamente uguali. Questo è vero che hanno una luce diversa, però non lo so, mi dà l'idea di... Poi questa cosa qui sia sì, un riflesso, ma non è fatto benissimo, c'è molto bianco. Questo è, sembra proprio pennellato, cioè quando c'è questo effetto pennellato, pixelato della serie, poi qui non si capisce cos'è questa barra qui, eh, boh, c'è qualcosa che esce, non mi, cioè, poi questo rivolo qui, questi due rivoli qui, non, non capisco dove dovrebbe essere attaccata, cosa secondo me questa è falsa, cioè mi dà l'idea del... Vado sull'artificial, io dico artificial, quindi... Ok, ce l'abbiamo fatta. C'è l'ultima, <coughs> se è fatta artificialmente, è fatta molto bene. Vado a vedere un po' di dettagli in fondo, anche se sono talmente piccoli che non, non si riesce a vedere il dettaglio. Le lampade sono messe un po' disordinate, ma potrebbe anche essere che il posto non, non mi sembra tra le cose più, più ordinate. Ci sono un po' di macchie. È come ecco, un posto molto... sembrano sbagliate le proporzioni tra, tra le persone in fondo e il resto del... Quello è vero. Quello è vero. Però dipende anche da dove sono. Cioè dipende se una galleria. Se è l'ingresso di una miniera sì, o di una galleria o di un qualcosa di scavato. Ha eh, tra di loro. Sì, effettivamente. Sono, mm, sono un assortimento strano. Questa è più bassa, però magari potrebbe essere un bambino. Ehm che sono talmente lontani che anche la foto eh, cioè l'originale è proprio cioè è così quindi non si vede non si vede proprio cioè io sgrana molto eh, se lo vado oh però qui l'illuminazione è perfetta eh, da questo punto di vista eh, da questa parte la luce sembra abbastanza è replicata bene anche qui cioè tutte le luci sono in questo punto qui è perfetta, qui invece è più scura. Cioè sotto ogni lampada, è vero che potrebbe essere Io dico falsa. Quindi generata artificialmente. Io sono dell'idea che potrebbe essere vera. Anche se perché è uno scenario che comunque si presta molto bene anche a essere generato artificialmente perché sono cose buttate un po' lì. Filium Foglia, appena iniziato a seguirti, ciao Filium Foglia, ben arrivato sul, sul canale. In realtà, dal titolo dovevamo fare tutt'altro, ma ci siamo. Anche i bordi della strada sembrano veri. Sì, esatto. Qui facciamo programmazione e, e, e affini, però stasera ci siamo un attimo persi a fare questo giochino. Se ti vuoi presentare così o se no, se vuoi rimanere nell'URC, come si dice, no problem, benvenuto, benvenuta, perché non so, tra l'altro... Eh, sono molto indeciso, che facciamo? Tiriamo una moneta? È vero che potrei anche fare il, il poll, eh, come... Anzi, adesso ci provo, Ah perché non mi sono aperto l'interfaccia. Non, non la uso praticamente mai eh, forse siamo anche in pochi Quindi in realtà non so se siamo in A sufficienza per poterlo fare Però volevo, volevo provarci perché eh, Non ne ho mai fatto uno E quindi eh, Aspetta, eh, questo lo sposto di qua Voglio vedere se riesco a farlo Tanto voi pensate se può essere Tanto la vedete, no? Sì. Se può essere vero o falsa Così mi Uh, pols quindi aggiungi pol titolo è vera è real reale o artificiale come metto le opzioni ah giusto add è vera è vera cavolo falsa pota durata durata mettiamo un minuto cosa mettiamo dai 90 secondi vediamo se compare si sì che compare Oh, perfetto se usate il pc o, o l'app se non compare dovreste vedere nel, nell'icona dei, dei punti canale c'è il, il Pol, adesso voto anch'io. Io vado sul Vera perché sono. Tanto so già che finirà. Oh, uh, cavolo, ce l'abbiamo anche. Giustamente. Ce l'ho anche a video. Ma perché ce l'ho a video? Ah, è questo. Ah, ma sono. Un salamone. Ok, dovrei, dovrei metterlo in un posto un po' migliore. Eh? Però non mi, non mi ricordavo che avevo messo. Non avevo messo il widget. Anche sul. No, no, che finisci in parità? Lo sapevo io. Questo, questo, è, un, questo è un Se finisci in parità, tiro la moneta. Eh? Faccio testo croce, eh? veramente, oppure mi. mi mi faccio no, beh, se finisce in parità. Siccome è vera, il voto mio, metto, metto la chat. No, random no, dai, random non è bella. Cambio il mio voto e metto il voto della chat. Se per caso, che non, non so se è così risolve il problema. Ma però magari qualcuno, qualcuno ha votato. Ma no. I, i poll sono i parità, <ride> sapevo io. Allora, dai. Prova a mettere artificiale perché comunque la, la chat in, in La maggior parte ha indicato artificiale quindi... Ciao Marco sono... Ah Maurizio fondatore di The First Model. Ah ciao, Maurizio scusa Ho letto, ho letto male Ciao ben arrivato no, Allora ci, ci conosciamo, quantomeno ci siamo visti <ride> Benvenuto um, Ok allora proviamo <ride> Grazie quindi metto artificiale perché così la chat. No, era vera, era vera, ci ha fregato allora, reale perché proprio tirata tirata. Eh? Però diciamo che non era così facile abbiamo identificato l'80% di immagini correttamente. Vuol dire che su 15, un 80%. Comunque c'è un, un quinto che un quinto ci ha fregato. Eh, quindi vuol dire che mm. Nel momenti in cui diventerà un pochino più, dire, un pochino più performante, eh, la storia diventerà un po' difficile da, da gestire perché no, non volevo ripartire, fermati, no, adesso lo, lo, lo stoppo. Se però volete divertire, eh, vi metto il, il link in chat, così magari vi fate, vi fate un divertimento. Questa mi, mi sa fake, ma non voglio ripartire, se no dopo ci, ci mettiamo. Ci vuole troppo tempo. Però giusto per farvi vedere, farvi un po' giocare perché secondo me è interessante, quantomeno capire quanto siamo, quanto siamo come dire, ingannati da, da questo tipo di cose. Allora, io in realtà ci dovrei avere anche le mie scene fatte apposta per fare l'intermezzo. Guardate, che, che figata, metto vediamo se funziona funziona ci manca manca l'effetto audio che ci stava che ci stava bene andiamo con python che sono curioso sì giusto c'hai ragione e metto solo questa roba un po' un po' veloce però devo, devo dare notizie perché mi sono tenuto delle notizie e quindi volevo fare l'angolino cioè pensa che bravo che sono faccio anche l'angolino delle news ehm, però non mi ricordo dove le ho messe che questo è un altro problema eh, news ok ce l'ho qui segnalo questo post faccio vedere poi incollo tutti i link così ve ne andate dal blog di marco cantù che è come sempre è il product manager di, di delphi eh, vi metto anche il link perché ci si può iscrivere al webinar che è previsto per allora <ride> sentiamo le news si sì, si sì, no volevo andare con ehm... Perché, adesso metto anche il link, c'è l'iscrizione il 12 settembre. Mi sembra che sia eh, chest, quant'è quant sfasato rispetto a noi? Penso eh, di due ore: 5 pm. Chi viaggia? ora 17 di martedì, ok. Quindi di giovedì, quindi alle, alle... no, allora giusto: alle 5 di giovedì. Ehm, fa tanto casino, poi l'orario è quello lì il 12 settembre giovedì c'è questo webinar e fanno vedere un po' delle cose in arrivo su Delphi 12.2 e beh, non posso dire niente perché con la beta non, non si può dire nulla però ci sono delle cose che sembrano abbastanza interessanti secondo me è una, una release che non dovrebbe essere una non è una major release però hanno aggiunto parte dei bug fix eccetera delle cose molto, molto secondo me molto interessanti e che io inizialmente ero scettico ho iniziato a usarlo su altri ambienti vabbè così spoiler un po di cosa si tratta però, però mi ci sto un po' abituando e potrebbe essere che ci sia un cambiamento da, da questo punto di vista sul su quanto poi renderà, eh, avrà a che fare un po' con le cose che abbiamo visto. Eh. Quindi, però ci sono anche altre cose, vabbè, non dico niente perché non posso dire niente. però vabbè, è imminente, quindi probabilmente poi uscirà domani la release, o forse direttamente giovedì. Per cui, per cui è in arrivo la nuova release di IDF a proposito di, eh, visto che c'è anche. Fondatore e organizzatore, una delle news che avevo in, in canna era proprio questa, che avevo promesso di parlarne e quindi me ne, ne approfitto subito. Abbiamo, stiamo organizzando a, a Modena, per chi è un po' più vicino, allora, qui abbiamo gente di Bari e gente da Sicilia, quindi sono, sono un po' scomodi, anche se so che uno che conosco, è Flavio, che non, non penso sia collegato in live, ogni tanto passa ma non non c'è sempre, si fa... ha mandato un... una proposta per un talk e quindi da... Come dire? dal profondo sud si farebbe una migrazione a Modena nel caso in cui, non so neanche cosa ha proposto perché non gli ho chiesto forse qualcosa col Python e PyTest però ho un momento di vuoto e potrei sbagliarmi c'è il The Fest a Modena, è un evento per sviluppatori che è organizzato da un comitato di cui fanno anche parte delle associazioni, diverse associazioni: Conoscere Linux, c'è GDG, c'è il Flutter Group. Adesso vado un po' a memoria perché non me le sono, tra l'altro, poi il sito è in fase di costruzione, quindi al momento ci sono i ticket, ci sono le associazioni, stiamo un po' inserendo tutto. In realtà, il riferimento. Eh, che ho anche il link diretto, ed è quello eventualmente che vi copio anche nella chat, così per chi è interessato è su LinkedIn dove c'è proprio l'evento. Quindi adesso, il sito ufficiale pian piano si riempirà dei, dei suoi contenuti. Ma sia il sito ufficiale che qui c'è l'evento eh, The Fest Modena con la possibilità di iscriversi e soprattutto di andare a prendere. Eh, I biglietti, perché il numero dei posti è limitato, eh, ce ne sono ancora, ma è già a buon punto. Quindi sta andando avanti bene, mi viene da dire quindi molto contento, mi fa piacere anche perché, come dire, le mh, iniziative locali sono sempre interessanti da questo punto di vista, eh, per cui vi ho messo il link in chat. E, mh, ci sono anche dei grandi ospiti, non come fantozzi i nomi. C'è anche qualche grande nome, come si diceva, ma ci sono, ehm, pare sia invitato Morro Linux, ci sono insomma, persone conosciute nel, nel panorama tecnologico, eh, si parla di sviluppo e non solo, quindi sono, mi pare anche alcune, mh, alcune tracce, alcune sessioni, eh, gruppi di lavoro ad esempio per, per i più piccoli, Ehm, gruppi su Python eh, dedicati proprio a, ad esempio alle, alle donne eh, insomma, un po' di attività collaterali di workshop quindi si prospetta una giornata molto interessante il programma sta venendo su molto bene per cui se siete da queste parti o vi va di fare un, un giretto e unire l'utile al direttevole non vi ho detto la data <ride> mi rendo conto il 12 ottobre che dovrebbe essere un sabato, cioè sì, sono sicuro che sia un sabato perché me lo ricordo, però ho controllato per sicurezza, giusto per dare delle, delle iniziative, eh, è un sabato e quindi si farà il sabato. Ci sono stati altri, Google Developer Expert, che arrivano da Zurigo, giusto, Londra, altri paesi europei, workshop su Google Cloud e non solo, tanti altri, quindi un sacco di, un sacco di, di robina. Io ho mandato anch'io la mia proposta perché volevo, Quantomeno partecipare, poi, ovviamente, senza impegnativa perché insomma, come dire, in fa piacere. C'è la proposta col, col uh, speaker quindi mandata. Però giustamente ci sono persone che secondo me sono più interessanti sì, senz'altro, e quindi è una forma di, di contributo. Anche se io in realtà ho dato la mia disponibilità per spostare le sedie, timbrare. <ride> io ho detto proprio all'organizzatore quando abbiamo fatto la, la cena di organizzazione io voglio, faccio manovalanza perché, perché l'evento riesca bene e quindi infatti mi dispiace non poter partecipare per questioni più che altro di tempo e lavorativa alla parte del sito organizzazione eccetera seguo un po' quello che, che avviene su telegram ehm, che comunque è molto interessante ehm, per cui secondo me ci verrà un gran bel evento poi Cercherò magari di fare il possibile anche poi con questo canale, magari di documentare un po', vediamo se farlo in diretta perché dipende un po' dal magari uno scorcio, perché non, come dire, andando in giro e così ci sono anche delle questioni cioè liberatorie, quindi fare una live, insomma, però magari se capita l'occasione di poter avere qualcuno interessante a intervistare o chiacchierare. E fare uno scorcio, anche una mezz'oretta, un'oretta magari dove vado in giro e faccio vedere un po' quello che c'è ehm, la cosa potrebbe essere interessante poi mi sto un pochino attrezzando, insomma, faccio un po' il, il corrispondenza. in qualche modo troverò il modo di per chi non, non riesce a venire di fargli vedere qualcosa, anche se chiaramente il bello è nella presenza quindi ehm, andate su Linkedin, sul sito ufficiale eh, trovate il menu dei, dei ticket e andate direttamente sulla Vincollo. pure questo quindi di più eh, di più un inso come si dice però potete andare a prendere i vostri biglietti gratuiti su Eventbrite e, e partecipare quindi sicuramente sarà sarà very very interesting mi sembra che stia venendo su molto bene altre conferenze giusto perché ci sono cioè eh, il TDF Con a novembre già eh, annunciata, 14 e 15, c'è cioè la call for paper che finisce, se non ricordo male, a fine, fine mese, a fine settembre. Devo ancora mandare una proposta e quindi, mh, mannaggia, sto ancora pensando a cosa portare, ma una media idea ce, ce l'avrò e quindi in questi giorni la mando perché mi, mi, mi piace sempre partecipare con qualcosa e quindi... Sapete, questa è la conferenza eh, che si tiene, c'è la versione Spring e c'è la versione, come dire, la, quella Major, quella di due giornate. Quindi adesso ci sono ancora le foto della Spring Edition che si è tenuta questa primavera a Roma, con tutte le varie slide, eh, i premi, eccetera, di quelli che hanno parlato, le borracce, insomma. Tanto cibo, buon cibo, quindi quelli sono i giorni, io faccio la dieta per crearmi posto, per poter come dire, per poter partecipare per poter mangiare, sto facendo. ci eh, sono anch'io qui nell'angolino che, che me la ghigno, appaiono un paio di foto con le mani. È un evento si sta molto bene quindi tanti contenuti tecnici, ma anche tanta simpatia, e quindi, secondo me, è sempre, è sempre un ottimo. Um, un'ottima organizzazione, questo vale la pena partecipare questa primavera si è parlato di eh, algoritmi generici, si è parlato di eh, virtual interface, di mc framework, si è parlato di event driven ci sono stati dei contenuti anche molto interessanti su, anche poi su mh, linguaggio anche non Delphi pur essendo una conferenza di per sé Delphi ma comunque sono foto, no queste sono foto reali tra l'altro io devo tornare a pescare perché quella nel fotocontest ci stava benissimo. <ride> la foto che mi fecero un anno, eh, la devo mettere perché per il content, cioè, vabbè, mi, mi verrò perculato, però eh, non, non riesco a trovarla. Ma sicuramente la vado a pescare. Che mi fecero un anno dove praticamente io mh, avevo una sessione al mattino, tra le prime, mi sembra la prima e la seconda ero arrivato un po' lungo con le slide quindi ho fatto la notte insonne a fare le, le slide al mattino mh, era la prima volta che c'era la conferenza diciamo a Roma ambiente nuovo, eh, le non, non hai dormito, c'è un po' la tensione quindi la presentazione è andata bene ma nel momento in cui dopo l'ho finita a par non mi sembra ci fosse neanche un argomento particolarmente mh, noioso però come dire, ti crolla addosso tutto quello che hai dato cioè non hai dormito, c'hai cioè lo stress finita la presentazione, finito lo stress, non hai dormito praticamente io mi sono abbioccato a parte che ero quasi 130 kg adesso sono 35 kg in meno quindi dava anche questo problema di un ti veniva suono abbastanza facilmente e mi hanno fatto la foto mentre mi indico, mi indicano e io sono con la testa così, la bocca aperta e sono totalmente sono totalmente morto <ride> però quella ha girato eh, per i social ha girato tutta la conferenza cioè un po diciamo un po una figura, una figura di cacca come si vuol dire però c'è stato da ridere quindi devo ripescarla perché ogni anno diciamo se ne parla ma nessuno ancora l'ha ripescata sicuramente qualche parte ce l'avrò poi per finire altre conferenze tra ne avrei delle altre ma me le tengo per la prossima settimana se no non facciamo manco il c'è il Delphi Day, eh, lo stesso mese e la settimana dopo a, a Padova eh, versione invernale dove generalmente abbiamo un, um, una giornata con mattina o pomeriggio seminari mi sembra mattina seminari pomeriggio eh, una conferenzina quindi è una giornata unica divisa in due parti dove la mattina sono tipo tre ore su un tema particolare e anche qui avrei qualcosa da volendo da proporre L'hotel Galileo sempre a Padova quindi questa fa un po' è il doppio appuntamento. L'altro, ovviamente è quello estivo a, a Piacenza estivo a eh, inizio giugno di solito a Piacenza. Quindi anche qui c'è la call pay per attiva, ci sono già i primi biglietti early early bird, quindi un ciellino che non è neanche ancora nato, e quindi, come dire, andiamo. Siamo ancora nel, nel vivo diciamo, dell'organizzazione anche lì farò qualche propostina se mi viene, se mi viene comoda o meno. Quindi abbiamo cianciato tanto, però quindi passo e faccio vedere i, i due amici. Passiamo al coding: faccio vedere che sarò coadiuvato da due amici per il coding. Mi sposto sempre dalla parte Mr. Deadline e signore biondo, qua che non mi ricordo come si chiama Turbo Mister Turbo. Mi sono scusate, sono due gadget che vinsi in, in un contest, mi sembra un, una ventina di anni fa, perché quando ho aperto l'azienda con i miei soci, quindi risaliva da allora, e, e ce li ho ancora qui sono li ho trovati in ufficio ancora gonfiati. C ho anche l'Elmon, però per stasera eh, lo eviterei salvo richieste sp specifiche perché mi, mi fa caldo <ride> e poi non vedo più un tubo a meno che non mi metta... Occhiali sul e faccio abbastanza schifo. Quindi eh, è veramente tardissimo. Quindi, io passerei al. cioè, che bella questa cosa qui! Con questo titolo, vabbè, mi fa. In realtà, sono poi tornato davvero perché mi è venuto in mente che tanto devo usare lo schermo. Quindi, la mia foto col gatto, direi che può andare. A riposo, questa è una mia foto di un'intelligenza artificiale. Mi ha, mh, mi ha migliorato, ma mi ha preso, mh, ho sbagliato leggermente. Però devo dire che sto molto bene con, eh, con questi occhiali, mi fa molto intellettuale. Ecco, questa cosa abbastanza inquietante. Quindi, a volte giocare con l'intelligenza ti fa capire che se dovesse prendere piede Skynet, la coscienza è molto sinistra. Ecco, da questo punto di vista. È molto vabbè, a parte le adesso le butto via questa roba eh, veramente bruttissima no, l'idea di, di oggi era quella di vedere madonna, quando mi si, mi si chiude il... <coughs> di vedere um, qualcosa su Delphi 4 Python perché l'altra volta abbiamo iniziato un po' a smacchinarci però eh, la documentazione è un pochino frammentata ci sono un po' di articoli, ci sono un po' di cose così eh, però per un, andare un po' nel dettaglio quello che bisogna fare è fondamentalmente guardare gli esempi perché gli esempi sono abbastanza eh, esplicativi quindi tra la prossima settimana potremmo anche avere addirittura un nuovo, un nuovo usare una nuova versione di Delphi, potremmo essere a questo livello. Dicevo ehm, ho scaricato già l'altra volta da PyScripter, che è il tizio che ha fatto anche il tool PyScripter che è un ID, eh, la, la libreria Python for Delphi. Che ricordo è il bridge che ci consente, da Delphi, linguaggio rigido, tipizzato, compilato, ehm, prevalentemente statico, potremmo dire, non di scripting, di eh, prendere o passare qualcosa all'altro universo che è quello di Python, che è dinamico, scriptato, eh, interpretato, ehm, meno tipizzato, anche se non così tanto, cioè non, non troppo permissivo, eh, per unire in sinergia le due cose, quindi poter sfruttare un ambiente per cose che hanno più, diciamo, sfruttano meglio quella parte di que quelle caratteristiche mentre Dall'altra parte le, diciamo, le, le cose che già conosciamo, di delfi più rigide, che ci consentono di definire tipi, di fare una cosa più, più strutturata, unendo non sono concorrenti, ma possiamo unire due benefit. Abbiamo provato un po' a sperimentare qualcosa, siamo riusciti a fare, però l'idea è quella di dare un'occhiata, siccome ci sono tanti demo, ma c'è anche un, un problemino che questi demo non sono battezzati per quello che ti fanno vedere, eh? forse su GitHub fai un po' meglio a guardarli, ma diventa e analizzando il coach dobbiamo un attimo capire quello che avviene quindi cosa poi materialmente si può fare con questa libreria posto che alcune configurazioni potrebbero essere un attimo da ritoccare ma intanto, intanto vediamo e l'idea era anche quella di prendermi qualche appunto ma questa è una cosa mia per a riguardo in modo da fare poi eventualmente un, per conto mio una, 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 una come posso dire Eventualmente un contenuto a parte dove una volta preso come funzionano le cose eh, riportarlo, ma in maniera un pochino più organica, senza, no, come la, mh, non durante la sperimentazione, perché ci mettiamo un sacco di ore però, e magari potrebbe essere un argomento interessante per un webinar, una conferenza o qualcosa così. Se ne hai già parlato in eh, lungo e in largo, però. Quindi prendo il primo esempio, dove peraltro eh, ci sono due componenti. Quindi l'idea è proprio quella, apriamo il demo e analizziamo cosa c'è stato messo sopra. Allora, qui sicuramente abbiamo... Eh, tra l'altro, aspetta, eh, perché io configuro un attimo, siccome ho tutto qui, probabilmente per esigenze mie, ha ah, usato l'ODPI, lo li faccio mettere in automatico, così lo vediamo. Lo vediamo più ingrandito Alcune cose sì, altre no Però forse qui c'è un DPA impostato in maniera In maniera fissa forse No, forse no, forse banalmente così O hanno messo il font Hanno messo un font fisso No però perché non c'è il parent font Quindi aspetta che faccio una cosa eh. Provo a fare così A chiudere un attimo e poi a riaprirlo non vorrei che avesse problemi lui no si vede proprio così vabbè comunque tanto i, i, i testi leggete execute script load e save script ehm, qui direi che la cosa è molto semplice probabilmente lui farà vedere passerà questa questa istruzione print 2p2 che è poi simile a quello che abbiamo fatto l'altra volta e si andrà a memorizzare qui il, il risultato i componenti che ha messo giù sono un Python Engine, adesso qui magari faccio un, un layout custom Twitch, che in realtà ce l'ho già, ma me lo risalvo un po' più largo così vediamo le, le varie cose. Il Python Engine da quello che abbiamo visto è quello che fa un po' da mm, collettore globale, eh, ovvero... Per far funzionare questa libreria, comunque dobbiamo inserire un componente Python Engine per configurare il motore di Python. Questo è quello che abbiamo visto l'altra volta. Questo è un componente che, una volta inserito, ti fa registrare il motore predefinito. Ci sono funzioni per utilizzarne anche altri non, non globali. Eh, e ci sono i parametri per andare a pescare sia la DLL le eh, l'API version, avevamo visto qualcosa. Python Engine eh, usa l'ultima versione, eh, questo forse non era quella che avevo installato io, ma potremmo anche provare a installarla, perché così siamo, siamo già a posto. E poi l'altro componente, cioè i componenti sono il pannello, pulsanti, su questi direi che non c'è nulla da dire, save dialog, open dialog, salva, diciamo, chiede il file da aprire e quello da salvare quando probabilmente vogliamo salvare, importare questo, questo script da qualche parte. Eh, Memo 1 e Memo 2 sono due eh, box di testo multiriga non formatati. Eh, questo un Python guy input output. È quello che abbiamo visto è che ci sono diversi componenti di questo tipo. Mi sembra che ci fosse il console input output e il GUI input output, cioè fanno da tramite dall'interprete dall di Python in modo che se io stampo qualcosa l'output arrivi fondamentalmente a questo componente. Eh, la cosa carina è che questo componente posizionato sulla finestra è come dire eh, configurato per puntare al memo 2 che immagino sia quello di sopra, esatto, probabilmente l'output di Python finirà eh, lì sopra. Vediamo se riesce a inizializzare l'engine perché in tal caso non ha detto nulla, quindi forse ce la fa, o magari mi dà l'eccezione le dopo, non lo so, vediamo, proviamo a fargli seguire lo script, no, eh, ce l'ha fatta, quindi evidentemente l'altra volta, perché avevamo cambiato le proprietà, che io non ho installato nulla di nuovo, ma mi sembrava che di default non fossero quelle corrette, forse però con quel flag lui va in automatico, per cui non lo so, quindi... Ok, io potrei ad esempio caricare degli script. Ne ho alcuni, perché, ad esempio, se vado a pescare sul mio disco. Eh, qui c'ho roba eh, go. No, non ce li ho più. No, che ce li avevo. Dei, dei simpatici script Python. Eh, però vabbè, possiamo possiamo anche scriverlo noi. Eh, Potremmo scrivere una cosa del tipo uh, print. Che anche qui, ovviamente, lui ah, OK. C'è manca il clear, possiamo cancellare, e lui riscrive da capo. Eccoci, ci potrebbe aggiungere un pulsantino. Quindi, lui fondamentalmente, quindi, qui è proprio il, il print da console. Ciao, Twitch. Ok Quindi punto Cos'è? Length Count List Ok Così vediamo anche l'eccezione C'è anche il traceback si, sì, è proprio l'output della console è Brutale Quello che c'è ehm, Sarà un count Non mi ricordo più Built in method Ok discount uh, take non, non era proprio così, forse c'è il count da mettere. C'è un po' di eh, eh, sono un po' che non uso Python quindi devo andare. Ah, in realtà di esempi di colce ce cioè, n'ho, però da provare. Questo ce li ho. Però dovrei prima voglio vedere siccome sono... hanno una complessità, voglio vedere se di trovare lo strumento adatto. Comunque, quello che mi pare di capire è che fondamentalmente lui carica lo script volendolo poi salvare. Ok, salvi il file Python file load. Eh, però, però, però. Eh, fammi pensare dove potrei caricarli. No, fa lo stesso, dai, ci penso dopo. La cosa che voglio andare a vedere è il codice. Quindi andiamo a vedere, ad esempio, code only. Ci sono, questo è il codice fondamentalmente che usa questo questo tool quindi veramente veramente easy um, exec strings memo lines vabbè questo è caricamento e salvataggio di file quindi fondamentalmente l'esecuzione viene fatta proprio solo da, solo da qui Faccio un attimo una pausa, tanto c'è la pubblicità che vado a prendere pure un, un goccio d'acqua, eh. arrivo subito, arrivo all'istante. Preso. ho preso da bere così ho approfittato del momento mi stanno arrivando 100 notifiche sul telefono ma chi è che scrive tutta sta roba Oh, avete finito? Ok. Cioè, mi fanno gli spoiler. Adesso scrivo: scrivetevi gli spoiler in diretta, che mentre. Là. Questa gente che non ha rispetto per chi non guarda <ride> per chi non guarda in diretta le cose. Si condividono i dettagli. Poi mi lasciano. No, dicevo che al netto di questi due. Allora, qui l'open dialog se va a buon fine. È fondamentalmente, è carica dal file qui se va a buon fine, salva nel file. Quindi questo è il caricamento e il salvataggio dello script che nulla hanno a che vedere, cioè la parte diciamo di, di Python è questa qui: eh, Python engine exec strings, che è veramente, come dire, ci sono anche altri parametri che si possono dare. Ah, c'è anche il file name: col file name, che cosa cambia? Che tu gli dai un file da, da eseguire? Ok. Però è bello questa cosa, probabilmente la vedremo dopo con i locals, globals, quindi altri oggetti che possono diventare ehm, cose che noi traghettiamo dentro l'ambiente, però non voglio mettere troppa carne al fuoco. Il Python Engine quindi esegue, eh, il Python Guy stampa perché allora probabilmente se vado a vedere questo è collegato all'engine in qualche modo, o questo è collegato al GUI. Io, ah, ok. Sì, infatti Quindi lui fa l'exec quando arriva l'output, praticamente ha assegnato questo componente Python guy output, che riceve l'informazione. Questo avrà degli eventi, un receive data, un send data, quindi per poter dialogare a livello di interfaccia con, con l'interprete, però se non intercetto gli eventi e banalmente come output gli do il controllo su cui lo voglio vedere, eh, lui mi, mi stampa direttamente nel memo quindi fondamentalmente se non avessero fatto load e save e questo fosse un editor avremmo avuto cioè con una con una, con un, una chiamata un metodo noi prendiamo questa che fondamentalmente è una stringa o una lista di stringhe sono è una collection di stringhe che sono il nostro script prende ed esegue chiaramente l'output mi aspetto che magari questo ha anche un valore di ritorno, una procedure. Quindi, questo è proprio il modo di se vuoi vedere qualcosa, devi, in qualche modo, poi leggerlo col suo, col suo componente quindi, da questo punto di vista non hai, non hai molte alternative, eh, però mi segno questa cosa, <ride> scusate se me la scrivo, che poi non voglio andarmi a riguardare tutta, una, tutta la live. Quindi um, Python Engine exact string esegue uno script righe direttamente e usa IO per stampa output scritto write script write e fin qui come diceva quello problemi non che ne Vediamo un altro esempio, quindi andiamo avanti con, con gli esempietti. Ne apriamo un altro. Quindi, il problema è che ce ne sono veramente tanti, eh? quindi, però, ne vediamo qualcuno, andiamo via anche un po, più, un po' più veloci. dai. Adesso se ne vediamo alcuni uguali. Questi mi sembrano molto simili a quelli di prima. Eh? Valuate script, eh, che cosa cambia rispetto a quello di prima che ci ha aggiunto lo splitter? Non lo so, andiamo a vedere. Forse nel codice questi sono uguali a prima, quindi proprio identici. Qui che cosa c'è in più? Che lui va. Allora, usa sempre il Python engine, chiama eval strings, che però non è il metodo di prima. Quello di prima come si chiamava? Che mi sono già scordato. exact strings. Ok, qui c'è uno step in più che è un eval dovrebbe solo valutare lo script, secondo me le val praticamente ti dice tu eh, valuti ma se dai qualcosa in output lo puoi recuperare. Questo è quello che fa, cioè di là ovviamente lui dice exec vuol dire che tu, se cioè, ad esempio io avessi uno script che non so, fa 2 più 2, salva il risultato su file e l'output lo voglio vedere su file, lo posso eseguire tranquillamente con exec strings perché eseguo uno script che fa una cosa, salva l'output fuori se c'è qualcosa da mettere a video faccio la print e quando faccio la print quello che stampo lo vedo nel memo fatto e finito è a posto. Qui l'eval invece è già diverso perché non vado a fare delle print ma quello che do come risultato lo posso catturare da Delphi quindi posso mettere anche solo un'espressione eh, cioè di là se io scrivo 2p2 e eh, ranno non vedo niente perché 2p2 crea un risultato ma siccome non ci faccio la print non lo vedrai nel memo e quindi è come se non succedesse niente anche se lui la valutazione l'ha fatta con questo eval quel 2p2 ha senso perché quel 4 che è il risultato dell'espressione mi aspetto che venga fuori dico 2p2 per dire una cosa mi aspetto che venga fuori come risultato del di queste eval strings, quindi eval è proprio evaluate e valuto l'espressione memo aligns è sempre lo script Result quindi if assigned, quindi di là se io ad esempio faccio print qualcosa non faccio nulla, non restituisco nulla, come result e eh, assign, questo assign result, il result probabilmente viene non viene assegnato se ad esempio c'è un valore di ritorno che è none in python c'è questo valore speciale none che sta a indicare un po' come una simil null, ma PyDecref sembra una procedure. Questa secondo me è una procedura dell'engine e serve secondo me a togliere un. a decrementare un riferimento in modo che in Python questa roba non rimanga ehm, allocata. Perché Python ha un reference counting. Quindi secondo me quando l'engine è attivo, il valore che eventualmente potrebbe essere un oggetto che arriva da noi, se lo valutiamo e lo utilizziamo dobbiamo dire a python che non è più utilizzato perché python ce lo passa. Quindi python la tiene attivo. Se noi lo utilizziamo e poi non facciamo nient'altro, usciamo dallo scope di là rimane un oggetto allocato che il garbage collector non va a eliminare perché quell'oggetto l'ha creato, il riferimento ce l'ha restituito, Noi l'abbiamo utilizzato, non lo utilizziamo più, ma chi è che va a dire a python "Ehi, guarda che non lo utilizziamo più"? quindi Python dice io non ho più istruzioni da eseguire, devo per forza a quel punto rilasciare la memoria, perché eh, giustamente quel valore che di là è traghettato di qua, non abbiamo usato, non lo usiamo più, di là non è più utilizzato, ma eh, è, mh, è responsabilità di dialocarlo eh, nell'engine nell di, di, di Python, perché non ovviamente di tutti gli oggetti, ma quelli che traghettano da una parte all'altra, eh, devono subire questo tipo di... Di lavoro, quindi quello che noi facciamo qui è stamparlo siccome questo result non viene più utilizzato con questo decremento. È il nostro modo per dire a Python togli eh, un utilizzo a quella variabile. Quindi Python dice qui non è più utilizzata, è ancora di là, ma di là gli diciamo di decrementarlo quando va a zero. Il, praticamente l'oggetto viene rilasciato. Quindi l'engine in sé, in memoria, questo oggetto non ce l'ha più. Chiaro che se viene creato lato Python e rimane di là, eh, ci pensa Python a contare i reference, ma il valore che ritorna, arrivando a noi, noi siamo responsabili della sua delocazione. Quindi noi non facciamo la free perché non è un oggetto delphi, noi utilizziamo questo oggetto result eh, per leggere i risultati, praticamente chiamando poi delle, sicuramente dietro ci sono delle funzioni c, ma dobbiamo poi quando abbiamo finito fare una free. Però non facciamo la free perché non è un oggetto da distruggere in Delphi, è un oggetto che esiste nel runtime di Python. Dobbiamo dire a Python vattene a eliminare. Siccome Python è reference counted, dobbiamo fare questo tipo di lavoro. Cioè, di là, noi abbiamo queste due linee, qui abbiamo Delphi, qui abbiamo Python. Quindi quello che io poi andrò a indagare perché non vorrei dire delle stupidate, ma non, ci, non vedo altro motivo per cui decrementare una reference. Se cioè, qui io dico, vado a creare una lista. 1,2,3. Questo valore eh, esiste quindi Python lo alloca, lo mette in memoria e ce l'abbiamo quindi se fosse segnata una variabile eh, t, noi la stampiamo e poi alla fine non ne facciamo più nulla, se non viene più utilizzata il suo reference va a 0 e quindi lui va a eliminare a fare garbage collector di questa. Non è tutti gli effetti un garbage collector, ma è reference count, cioè se questo valore finisce una variabile t, il, il, il contatore va a 1. Quando questa t non viene più utilizzata, questo va a 0. Nel momento in cui va a 0, lui spazza via il, il valore. Noi però questa roba la portiamo di qua, quindi mi aspetterei che lui non vada a eliminare questo dato, perché io qui lo devo utilizzare. Quindi cosa faccio? se è assegnato faccio un show message, cioè pi object e string, cioè tratto questo valore che è arrivato di qua come stringa, lo vado a stampare nella mia message box, quindi ho la mia finestrella, col mio tastino la stampo, faccio ok, quando faccio ok questo valore non mi serve più, però non devo eliminarlo di qua, perché io qui ho come una sorta di wrapper, con questo pi decref vuol dire caro tizio quando me l'hai passato di qua e hai messo il conteggio a 1 io ti decremento e passi a 0 così che l'oggetto Python possa essere eliminato io qui non faccio più riferimenti a quell'oggetto cioè questo io ce l'ho qui ma è come se puntasse a questo oggetto questo non mi serve più non lo utilizzo più di là gli ho detto che non lo utilizzo più quindi lui non ha altri utilizzi lo può eliminare abbiamo recuperato la RAM perché Python lo farebbe da solo ma se la cosa trasmigra siamo noi che dobbiamo però dire Python non, può, non me lo può eliminare subito perché altrimenti se lo passasse di qua, mi passasse questo valore, io mi ci devo interfacciare, lui dice vabbè non sono più riferimenti, lo elimino, non riusciamo più a leggerci dentro. Quindi questo direi che ha esattamente quello scopo, cioè andare sul, sull'oggetto e dire a Python guarda che e se non ci sono più riferimenti, thealloc fa tutta questa operazione, quindi è una sorta di free, è una sorta di, di Python file a free. Ecco quello è un po' il. Altrimenti con note evaluate the script. Cioè, probabilmente non c'è c'è qualcosa che. Ah, abbiamo anche un eval strings str. Ah, ok, è una combinazione di questi due: cioè, eval strings sul, sull'engine valuta e ottiene il risultato come Python object. E poi io posso dire di che tipo sei sei un intero, estraggo un intero oppure ti posso trasformare in stringa e stamparti come stringa. Questo string str è l'unione di questa roba qui, cioè ti, ti prende un oggetto, ti dà una stringa e fa tutta l'unione, però questo è più interessante perché fa vedere questa roba qui. Gli altri sono i pulsanti carica, e salva script, che, che non, non, cioè, sì, servono ma non sono attinenti. Vedete che qui non c'è print 2P2 perché questo 2P2 viene in delphi, delphi lo valuta, cioè ottiene il 4, lo stampa e quando faccio ok dice 4 è finito, non, perché è tutto poi un oggetto, quindi, per cui se io stampassi un print 2P2 mi aspetterei che lui mi dice la valutazione non ha dato e va nan, no, il risultato l'ha dato che è il famoso nan di cui parlavamo prima. Cioè questo nun è poi la rappresentazione stringa dell'oggetto nun che viene fuori dal... Probabilmente c'è modo anche di fargli dire object string result. Se io qui ci metto, boh, percentuale s, ci vado ad aggiungere magari result .object type .tp name io non so se è bello fare un accesso così, ci eh, saranno sicuramente degli helper. Ah, però funziona e val 4 int, mi ha scritto che è un intero. Se provo a scrivere print di questa roba qui, lui non mi dà 4 perché lui come valore di ritorno mi dà il valore di ritorno di print dopo che ha stampato 2 più 2. Quindi 2 più 2 fa 4, print mi stampa 4 se avessi un guy output in un memo. Eppure restituisce none perché non, la print non mi dà un valore. Ed è che mi dice che questa è la versione stringa. Questo è il none type, cioè il tipo associato a questo valore specific, speciale che dice niente. È un modo per dire niente. Interessante però anche questo utilizzo, un po' brutale entrare così. però. Ehm, eval strings. Non è, non è male, non è male quindi me lo, me lo segno tra le varie cose, per cui vabbè, qui poi c'è in realtà poi il codice quindi. Me la, diciamo, mi, mi potrei ricordare anche dov'è, però è molto interessante questo tipo di sembra anche abbastanza easy. Cioè, cioè, proprio il problema è un po' sapere un po' tutto quello che puoi fare e ricordarti, magari oh uh, qui iniziamo. Mi piace però che sono molto progressivi, eh? ci aggiunge man mano qualcosina in più. Qui ad esempio ha messo il solito engine, quindi questo ci vuole sempre. Eh, mettimi, ok, largami un po'. Quindi impostato sull'ultima versione lui si arrange, Va a trovare il runtime per conto suo. Eh, questo è per visualizzare nel memo 2, che è quello sopra, l'output. Qua sotto ci sarà lo script che viene caricato. C'è qualcosa che viene aggiunto in più perché, quindi c'è il solito memo 1 mem2, nento la finestra, il dialog che carica, il save dialog che salva, e queste sono le stesse cose. Più lo splitter per che ti puoi ridimensionare, vabbè, questa roba qui. Eh, quello che farà è eseguire questo script, però qui vediamo, c'è un test.value uguale 10, però questo test... che è, cioè che roba, cioè questo test.value lo posso valorizzare se questo test da qualche parte ci finisce. Vedo che c'è un componente in più che è un Delphi-Var che è associato al modulo main. Quindi questo è sicuramente un espediente per farlo figurare come se fosse parte dello script principale. Quindi è come se il suo namespace fosse eh, perché se fosse un modulo diverso da questo dovremmo fare una import. Eh, probabilmente lo script è eseguito così è come se fosse uno script inserito in un file Python che quando lo vai a eseguire, eh, il file, mh, quando esegui Python, lo script può importare altri moduli. Il modulo corrente, che è quello da cui ha inizio il programma, è identificato con questo nome underscore, underscore, main, underscore, underscore, underscore. Quindi dargli questo modulo è un po' come mettere una variabile locale dentro, cioè nel contesto in cui viene eseguito questo script. Altrimenti lo script dovrebbe fare l'import. Cioè, come avere nel runtime, lo script principale è un altro script che viene eseguito se tu vai a importare varname test. Quindi con questo delphi var mi pare di capire che si vada a introdurre con un modulo o nello stesso modulo usando questo main, facendo riferimento all'engine, una variabile indicando il nome. Quindi qui puoi mettere test, puoi mettere pippo, eh, eventi. Engine non ci sono eventi quindi, probabilmente qualcosa verrà stampato verrà messo o verrà passato. A questo punto, dobbiamo andare a vedere il codice come viene usata questa del Fivar. Quindi, vado in code-only, così eh, qui direi che non c'è molto da dire perché sono le solite cariche. Salva, quindi queste le ignoriamo la cosa interessante è questo show message che fa vedere value uguale va su quella del fivar e ti fa vedere il value e il string questo value e string sarà il valore della variabile sotto forma di stringa quindi è come dire se clicco il valore che ha quella variabile lo vado a stampare come cambia quel valore direi usando le string se andando a eseguire lo script quindi se io metto giù un engine un engine e ci metto dentro il delfivar del FVAR del lo associo al modulo main, lo aggancio all'engine e metto un nome, ho creato una variabile dentro quello script quindi se eseguo queste linee, queste righe virtualmente possono andare a vedere le posso andare a vedere il valore di quella variabile ed eventualmente anche cambiarlo quindi io in qualsiasi momento posso leggere il valore per quello che è quindi è una sorta di variabile globale cioè rimane in vita e questo probabilmente è il modo più rapido anche se un po diciamo un po diretto un po brutale di Introdurre variabili o comunque mettere dei, degli identificatori dentro lo script in modo che gli si possa passare un valore o anche leggere il valore. Se io provo a lanciare questo script, poi qui ha. Ok, qui abbiamo anche un output in più, cioè lo splitter ti fa il giochino se vuoi andare a mettere. Qui però vedo, c'è un po' di roba, open.com. allora forse nell'engine ha messo anche qualcosa in più. Fammi vedere un attimo il python engine. Oppure è il GUI che ha anche l'output raw, forse, perché ho visto che c'era un raw output, no è false. Events, allora forse c'è un evento, no, non c'è un evento sul Python engine. Python engine, uh, Python del FIVAR, non ho capito perché. Adesso mi scrive quelle informazioni in più, cioè, come mai va a scrivere questi copyright che non è. Prima non me li scriveva. Però non capisco qual è la proprietà che è cambiata. Eh? Quindi forse c'è un create che ignoro. A te perché interessa questa cosa? Perché. Allora fammi vedere un attimo. Eeeh, ok, ok. Ecco, cioè, cioè prima non avevo questo output ah c'è questa proprietà in script strings che fa un import sys che è uno dei moduli eh, poi stampa sys version, sysversion copyright. ok estrae anche delle informazioni dal, um, dall'informazione di sistema e le stampa pure hai uno script iniziale quindi quando l'engine parte fa questa roba qui e stampa queste informazioni uno è copyright è vuoto e le stampo ovviamente sul, sul GUI input/output. Uh, interesting, vedete che anche gli altri componenti: cioè del FIVAR, nome e modulo, è riferenziato a Python Engine. Il GUI eh, ha impostato Unicode, l'output sul memo, vabbè. La posizione, gli Open e Save Dialog hanno l'estensione di Python nel titolo della, 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 della box, l'engine per inizializzare l'engine tutto di default tranne questo scriptino. E poi basta, poi c'è il delfivar che non vedo. Questo è il memo inizializzato, forse l'ho visto prima il delfivar, ah, si, sì, è qua quindi anche a livello eh, ma allora dovrebbe avere la property. Non penso che scriva nel DFM. Sì, sì, pro, questa è la, la versione. È che non, nella property. Non notavo se c'era un valore, ma sì, c'è sicuramente una property È sotto al form. Se andiamo a vedere qui sull'engine mi aspetto che qui ci sia. Iniscript, eccolo qua, e qui c'è il... lo scriptino. È che là non, non mi sembrava cambiato nulla perché è dentro la proprietà, è una strings e quindi non lo vedi nel, nel testo, però continuo a vedere queste informazioni. Non sapevo, ad esempio, che ci fosse questo in script che è molto interessante perché se io ogni script che dovessi utilizzare avessi bisogno di accedere a file system, ci metto un bel import OS oppure dico a chi scrive il modulo guarda non c'è bisogno che importi OS perché te l'ho importato già io OS come JSON, come qualunque altro eh, modulo che ci interessi e poi hai anche una stampa di informazioni diagnostiche che ti fa capire cioè questo è, pu è puro Python eh? non, non ci sono cose delfi, eh, però c'è questo oggetto questo modulo dove con queste variabili eh, ottieni queste informazioni nei momenti in cui l'Engine parte fa già qualcosa, cioè se qui paradossalmente assegnassi un valore a una, a, un, a una variabile e gli facessimo un exec dello script, nello script virtualmente la vediamo e la vediamo con, col suo valore. Cioè come se noi lanciassimo l'interprete con il nostro script, nel nostro script ci fosse scritto questa riga, questa, questa e questa, a cui poi si vanno a sommare se li eseguiamo in diretta, quelle che stanno qua dentro, quindi questa riga, questa riga e le altre che sono qui sotto che non, non si vedono, ma ok. Interessante lo script perché lo script eh, è già in esecuzione, stampa questa roba qui, come copyright, boom, 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 stampa un bel po' di robine Lui cosa fa? Prende test value uguale 10, quindi la nostra delphi var, in realtà non è una variabile, ma è un wrapper, cioè è un... È un oggetto che finisce dentro il runtime di Python e nello script lo identifichi col nome che gli hai dato. Però è un oggetto perché il non, non scrivi test uguale 10. Anche per forse così sovrascrivi la variabile delphi, invece in questo caso eh, quel delphi var è un componente che wrappa la variabile con una proprietà value dove tu poi lui conserva il valore. Perché finché quel componente c'è, questo, questo canale è aperto da questo punto di vista. Lui te lo stampa quindi, se faccio anche un script, mi aspetto che lui stampi test e test value, quindi stampa sia test che test value, quindi test probabilmente in stringa darà qualche altra informazione, forse il tipo, qualcosa del genere. Poi a value gli mette una, una, lista, di, una lista di numeri e la torna a stampare volta senza test value e quindi mi aspetterei allora faccio così ah ok vedi che stampa test perché test dà anche l'indicazione del tipo del tipo e quindi c'è proprio un tipo python delphi var è proprio il tipo a cui appartiene l'oggetto che ha una proprietà value dove da python lo imposti e da delphi direi che lo leggi quindi se faccio così value uguale 123 cioè mi sta stampando il valore, il valore di value se io qui sotto ci mettessi test value uguale eh, pippo qualcosa del genere e mando in esecuzione lui mi ha stampato quello di prima mi ha lasciato pippo se faccio short count vedo, vedo la variabile Probabilmente c'è anche modo di... Eh, cioè qui sopra se gli dico fai anche prima una stampa del, del test, probabilmente vedo anche, vedo anche Pippo. Cioè, la, la variabile, cioè il runtime è aperto, ha eseguito lo script di inizializzazione e il canale è quello, Delphi var inietta un oggetto. L'oggetto rimane in vita ed è sia su Delphi che su... Cioè in Delphi abbiamo un riferimento a, quest oggetto, a questo oggetto, questo var che sta anche in Python, in value. Possiamo scriverci qualcosa e il valore che mettiamo con nome della variabile che abbiamo messo nel componente, punto value, lo leggiamo da Python. Se da Python lo scriviamo in, diciamo, in locale, lo possiamo andare a leggere e stampare pure noi, anche da, da Delphi. Value string, quindi qui abbiamo value string, qualunque cosa ci butti dentro, ci butti dentro un array, ti fa vedere la sua rappresentazione. Molto interessante se abbiamo diciamo un ambiente una variabile fissa da mettere questo componente è abbastanza eh, è abbastanza comodo perché nel momento in cui lo posizioniamo e diamo un nome sappiamo che quel riferimento quel nome esiste anche in python e col punto value mettiamo valori, di la leggiamo di la scriviamo e quali leggiamo e non dobbiamo gestire cioè qui non ci sono secondo me anche quel deck, deck ref perché alla fine poi nel momento in cui cioè, questo componente sta lì e questo oggetto continua a vivere. Nel momenti in cui noi chiudiamo, eh, si chiude il runtime e l'engine e quindi tutte le variabili vengono rilasciate. Per cui non, non è un qualcosa che noi preleviamo e poi non usiamo più, e quindi dobbiamo distruggere o qualcosa che ha una vita short per cui potrebbe esserci un accorgimento. Cioè, qui vive finché c'è la main form, quando la main form va via, finisce anche il Python engine. Probabilmente lui andrà a dare il segnale perché c'è la free del componente. Mi aspetto che su questo componente nel momento in cui vado a vedere la classe eh, c'è la create, però non c'è la destroy. Initialize, finalize. Eccolo, vedi che c'è. Nel momento in cui facciamo la free eh, tutto diciamo crolla. Mettiamo che stia in un, in, un, in un form che non è il principale, quindi l'engine rimane su ma questo è in un form, eh, quindi si aggancia, in quel momento c'è la variabile, il data module, il form sparisce, questo componente viene distrutto, lui va sul suo engine assegnato e gli dice, oh guarda che l'oggetto che io ho creato in Python eh, con quella struttura, con quel value per passarci le informazioni, io componente lo sto gestendo, sto facendo un po' da intermediario, eh, vengo distrutto, non posso più fare da intermediario per non avere il rischio che rimanga nel runtime vado sull'engine e gli dico di decrementare il riferimento dell'oggetto che è l'oggetto che probabilmente è stato creato nel contesto di Python e con cui noi parliamo, mentre il componente del Fivar è un wrapper eh, visuale di questo oggetto che vive in Delphi, che però è stato creato ed è manipolato con l'API che lo vanno a creare in Python e devono andarlo anche a distruggere in Python. La distruzione come si fa? Si dice, guarda, io non lo uso più. Questo è poi il messaggio di questo decref: quindi, se di là non è più utilizzato, allora viene rimosso e siamo tutti contenti perché non abbiamo più l'oggetto in memoria. Se di là è ancora in uso, rimarrà perché il contatore sarà più di uno come riferimento. Quindi, noi decrementiamo uno: se è a due finisce a uno, rimane ancora. Se di là viene, non viene più utilizzato, non solamente che c'è uno script che sta eseguendo qualcosa del genere, noi qui ci disinteressiamo della sua vita. Quanto meno noi andiamo a dire che noi non lo utilizziamo più. Quindi quando tutti diranno che non è più utilizzato, Python va e eh, uccide. Quindi Python lavora molto, molto, in maniera molto simile al, come, come principio alle, alle nostre interfacce, almeno in Delphi, sono proprio reference counted. Cioè tu hai l'oggetto, arriva un riferimento, più 1, lo in un'altra variabile, più 2 uno esce dallo scope, l'altro non lo usi più, meno 1 meno uno, quando va a zero arriva sull'oggetto e gli tira, gli tira la pugnalata quindi sparisce, però è interessante anche analizzare questo, questo riferimento che controlla se il runtime è ancora attivo, se il wrapper c'è ancora lo casta un oggetto delphi, va a fargli un po' di impostazioni, va a dire a quell'oggetto che il componente non sa, cioè questo secondo me da vedere così questo è l'oggetto in python ha una proprietà dove lui imposta un riferimento al componente del fivar e del fivar stesso mh, sottende so chiude questo var object creato in python cioè gestisce questo oggetto e passa un riferimento a se stesso lì dentro e quindi c'è un po' questa commistione bella però comunque questo, questo giro quindi lui gli va a dire l'oggetto lo tratta con il suo uh, pivar che è il suo tipo Guarda, che il componente del Fivar eh, lo metto a nil perché non, non, il componente sta per essere distrutto, quindi non ci devono più essere riferimenti. E mette a nil anche il valore, cioè probabilmente dimentica che valore. Poi all'engine gli dice: Guarda, che l'oggetto che fa da tramite, che però è del contesto Python, non è, non è, ce l'abbiamo in Delphi ma è creato in Python, avrà un riferimento in meno, quindi se è l'unico, caro Python, puoi distruggerlo perché questa variabile fondamentalmente non c'è più. Questo è un po' il, il, il succo del discorso, però molto interessante perché basta un componente, basta agganciare e la variabile ce l'abbiamo. Il value lo possiamo recuperare direttamente, probabilmente se qui non metto value string ma metto solo value sarà un pai object o qualcosa del genere. È un variant, giusto perché comunque possiamo leggerlo in vari modi. Con value object lo castiamo a quell'oggetto della libreria che ci dà... In riferimento all'oggetto e il tipo di appartenenza, quindi qui facciamo breccia dentro il runtime value e variant perché così qualunque cosa restituisca da defi lo possiamo trattare come intero. Chiaro che se do una stringa lo tratto sul variant ci arriva, se il variant lo metto intero va non funzionerà. Ma abbiamo anche i var to str, abbiamo, abbiamo le nostre soluzioni. Chiaro che se il tipo non corrisponde avremo un errore. Però abbiamo anche degli helper string, se ci interessa la stringa, questo fa già il giochino. Quindi, qui mi aspetto, ad esempio, che ci sia un e prendo il variant, abbiamo un variant ok. Prendo l'oggetto, dico l'oggetto trasformami l'oggetto, ok. Quindi lui dice, Ok, che è un variant, però lo prendo come oggetto Python. Chiedo all'engine di trasformare questo oggetto nella sua rappresentazione stringa che in python si fa con un metodo underscore underscore str magari poi qui lo va esatto, pyobject str questo è proprio un um, una sorta di sembra molto come l'automazione word cioè ha usato il variant e non il tvalue perché questa libreria nasce già da, da un po' di anni e quindi questo gli garantisce il tvalue, non c'è da sempre ma c'è da una certa versione di fin poi, questo gli garantisce che um, la compatibilità permane e fondamentalmente non... Diciamo che il t-value è un po' un variant più del, fi, del fi like slegato da quello che una volta era il variant che fondamentalmente esisteva per il mondo com. Quindi il t-value è più generico. Pare che se vado a vedere no, t-value non è un variant, sono... Credo siano diversi, proprio diversi, non sono stati vabbè questo mi porta in system probabilmente perché c'è cioè proprio all'inizio perché è embedded però il t-value che sono curioso non so se ce l'ho già incorporato è in system rtti si sì, tra l'altro è legato proprio a un me lo metto nelle uses che voglio vedere penso che abbia un suo tipo e non sia eh, parente del variant però potrei anche sbagliarmi no è un record che ha una variabile del suo stesso tipo è, ma questa è una roba un po' strana però ehm, sia sì, tutta una serie di cose di cose in più il variant direi che è un, è un backward compatibility quindi però già il variant penso che sia stato già, eh, come dire, vedete che già in system, non, è, non fa parte di com, è una cosa interna e secondo me viene gestita fondamentalmente allo stesso modo del... Tanto comunque deve entrare in gioco dell'RTTI, cioè è una variabile che il suo tipo cambia e quindi comunque c'è un record, c'è un eh, 24 byte... Record, eh, dovremmo andare a vedere la differenza tra variant e t-value. Magari troviamo qualche riferimento giusto per curiosità, il variant e il T-value. Vediamo se il variant e T-value, vediamo se ci sono delle differenze. Eh, non è fatto per convertire data type, ma per transportation of value TTI. Quindi, ok, solo se sono Assignment Compatible. Sì, cioè questo è un, è, un, è un po' diverso. Cioè una variabile di questo tipo gli puoi dare un valore, ma è un tipo progettato per darti una struttura dove col valore tu hai wrappato anche la possibilità di accedere a dei metodi che ti fanno ispezionare di che tipo è. Eh, cioè è proprio un, un tipo per rappresentare, per fare da segnaposto dove ci andrebbe un valore, che è diverso da una, si usa anche in, in un modo, stile eh, variant, però come dice qui, eh, unlike variant non consente di convertire una stringa in, in intero. Eh, a string container number to be cast to integer, ma regis eh, qui c'è Steven Green che... È, è, un, è un, un, un esperto, anche se hanno marcato per corretta questa sotto, anche se questa ha molti più, ha molti più voti forse è arrivata dopo e non sono andati ad aggiornare la discussione, eh, non farà data conversion mentre il variant lo fa. Sì, il variant si comporta un po' come il nel vecchio visual basic da questo punto di vista, First astiv è different type, eh, non sarà. Eh, dice cioè, questo è un segnaposto per ogni valore, il variant invece tollera più valori bisognerebbe farci un attimo un'escusa. Non, non vorrei sparare le cagate, quindi qui <coughs> non si va poi nel, nel dettaglio diciamo di differenze, secondo me a livello di performance siamo comunque su, ecco qui c'è un Delphi Geek, molto Geek Uh, Wonderbot of fast is ah, qui c'è una comparazione tra il suo omni value che è quello della libreria omni thread, probabilmente um, però. Conclusion don't use t value for counting. Non usare OK, t value may look slow, ma non lo è si sì, poi. Questa è un'implementazione, è, un, è, un, è un personaggio un po' particolare. Eh, bisognerebbe diciamo, fare un approfondimento. No, ma è una curiosità anche mia perché effettivamente mh, capita che ti voglio in depth bisognerebbe mettersi qui a fare una, una digressione. Comunque se ne è parlato, eh. quindi ci sono Just variant Record... Sarebbe interessante approfondire l'argomento perché potrebbe essere interessante. Qui abbiamo dati un po' vecchi, però appunto sì, cioè non è che sia molto recente, eh, però questa libreria esiste da, da un bel pochino e penso che quello sia il suo, il suo modo. E poi c'è anche un discorso che il t-value in default rappresenta qualunque valore, ma il variant... Eh, probabilmente lì è stato utilizzato perché il valent ha una corrispondenza diretta con i tipi quando vai a importare le librerie C perché c'è anche il discorso di. Mh, lì c'è anche quel discorso: c'è anche proprio il discorso di che stai, stai rappresentando un valore dinamicamente, ma lo stai facendo anche nel contesto di roba che va, viaggia tra DLL con delle cose importate quindi il variant è più, è più nativo ha più un contesto con, con le piace potrebbe essere anche quel motivo lì oltre alla compatibilità lì all indietro più che altro perché fai presto vai a, vai a cambiare un po tutte le cose però ecco è molto interessante se lo fa convertire è bello che, che lui come dire recuperi eh, l'oggetto come valore lo si faccia dare l'oggetto ci faccia dare valore come oggetto, quindi Python te lo istanzia. Lo fa perché ha una funzione per andare a chiamare il metodo str di Python che ti dà la stringa, se lo salvi in una stringa delphi. L'oggetto non ti serve più, quindi lui va a decrementare l'oggetto e la stringa esce fuori. Quindi questo è molto più comodo se deve avere una stringa perché eviti di scrivere questa roba qui e hai tutti check engine. Comunque è fatto, è molto leggibile anche questa libreria... Ma sembra anche molto semplice, nel senso che una volta importate, diciamo, devi fare le cose giuste, devi fare stanziare um, pite string, UTF8, devi chiamare le API giuste, devi parlare nel modo corretto con l'engine, ma comunque sono operazioni abbastanza intelligibili. Vediamoci un ultimo, demo, giusto per poi magari. La prossima volta ci vediamo altre cosine, anche se in realtà vedo un attimo dove arrivo. Perché può essere che qui ho usato due var. Oh, qui la questione si complica. Quindi la prima cosa che vado a vedere, non capisco. Ah, beh, perché questo è quello di default quindi mi ripristina sempre. Sicuramente, qui ha messo qualcosa nell'init, ok, sempre lo stesso current value var is test secondo me qui sta usando due variabili e fa anche in modo di valorizzarle già dal principio perché la stampa già quindi vuol dire che entrerà in qualche modo già valorizzata eh, gli cambia il valore e poi lo stampa fa delle lineette qui c'è la dichiarazione della classe non so se le, si legge, secondo me non si legge bene eh, questo è il costruttore Qui in, in Python la classe con i due punti di indentato ci sono def e sono funzioni ma siccome sono dentro la classe sono praticamente i metodi sono, i metodi sono fondamentalmente delle funzioni che hanno come primo parametro il self che tra l'altro è un nome che usiamo anche in Delphi quindi c'è una grande analogia dove è il, è il runtime di, di Python, è l'interprete che ti passa dentro self il, un riferimento all'oggetto quindi str. Eh, custom, questo str customizza praticamente il toString cioè se tu chiedi all'oggetto trasformati in testo viene chiamata viene fatta questa chiamata tra l'altro in delphi fa proprio prende proprio il valore crea un oggetto fuori da quello cioè lo tratta come oggetto e va a chiamare tramite la, in delphi la funzione wrappata eh, di str dentro l'interprete python quindi non è che fa fare, cioè fa fare il compito al runtime ma non è una cosa automatica della serie dammi una stringa e, e il runtime, il python il runtime ti, ti chiama questa strata te lo dà lo fa lui chiamando proprio, passando, chiamando l'API che, chiama, che ottiene quella rappresentazione passandogli l'oggetto quindi comunque è un continuo, eh, a python gli chiedi Dammi la presentazione, gli dai proprio l'oggetto e chiami tu la funzione facendola eseguire all'interprete con quell'oggetto come contesto per tirar fuori il valore. È un continuo scambio di, eh, di API dove tu chiami una, una DLL dove fai eseguire da un'altra parte una funzione ma gli devi passare l'oggetto, quello che vuoi, e wrappi continuamente quello che va da una parte e va dall'altra. Cioè è proprio un, un esercizio, chiaramente con la libreria si semplifica enormemente questo tipo di lavoro current value of object is quindi questo è tutto un costrutto che si ferma qui quindi qui c'è la classe quindi dopo i due punti si indenta ci sono i metodi indentando ancora c'è il corpo delle funzioni quindi quando qui torni a questo livello puoi fare un'altra funzione se torni a questo livello è la classe questo print è come se qui ci fosse un begin e qui ci fosse un un, un end qui in fondo lo metto qui in fondo ma è come se fosse qui qui c'è l'end e qui il programma prosegue quindi fondamentalmente tu stai però questa classe c instance contains eh, dichiarata qui come può essere utilizzata dall'altra parte mi sto chiedendo perché non mi sembra che dichiari nulla di tipo c però adesso andiamo a vedere nell'engine e altri eventi non sono gestiti. Python GUI output, cioè il memo altri eventi non li fa, quindi fin qui è tutto uguale. Andiamo a vedere le Delphi var, quindi questo mette la solita test in main. Quindi test value, però probabilmente ci sono già degli eventi on change, on get data, on set data, quindi qui è già più interessante perché Secondo me quello che lui farà è non mettere nulla in value, ma nel momento in cui qualcuno dall'altra parte imposta, ti scatena l'evento e quando dall'altra parte, cioè in Python si legge, ti scatena l'evento. Quindi non ha allocato storage per il valore, ma c'è un evento che quando viene richiesto dà il valore e riceve il valore, magari perché poi quello che viene ricevuto viene messo in un campo privato, che potrebbe anche essere così. Delfi 2 var è un varname object che è un nome un po' particolare però c'è un current value events get data set data extended quindi probabilmente qui c'è della roba in più qui già si complica è un po' la, fa, la fazenda quindi quello che lui fa ok un, ecco, questo secondo me sarà sicuramente il campo che contiene il valore della Delfi var solo che lui Invece che, lasciarlo nella variable, cioè invece che lasciare che quel value venga gestito dal componente va e viene, ha messo get set in modo che se lo salva e quando serve lo passa e quando lo riceve lo memorizza, quindi fa questa roba qui. Ok, qui è sempre un exact string quindi alla engine chiediamo di eseguire uno script quello che si vedrà prima o che ci sarà dopo probabilmente di contesto insomma dipende da quello script init che mi pare che non faccia nulla di, nulla di più l'abbiamo già controllato no o faceva qualcos'altro no fa sempre le stesse cose però dentro ci finiscono anche le variabili eh, che sono state dichiarate questo è carica salva non mi interessa qui fa vedere string quindi questo è l'esempio precedente lo prende pari pari cioè questa del Fivar Fa vedere il value string, però intercetta il change quindi quando c'è il sender lui dice prendo il componente. Vabbè, qui è per non scrivere Python del Fivar 1, ma fondamentalmente fa sul change, sul click fa un show message, ma ne farà due, mi viene da dire perché quando io imposto il valore, quando faccio button click, ah no, questo è sul pulsante quindi quando clicco sul pulsante in qualunque momento posso vedere il valore. Se il valore viene impostato c'è un var test changed che viene memorizzato get data eh, c'è il valore del text. Ah, però non lo rimetti nel text. Ok, quando la variabile viene letta, lui passa sempre lo stesso valore. Quando viene scritta, noi prendiamo il valore e lo facciamo vedere. Però non capisco se questa è una tantum Oppure, ogni volta che leggiamo, leggiamo sempre lo stesso valore. Ma adesso lo testiamo var1 set. Ah, no, OK, data c'è var1 change. Ah, ok, quindi 1 è la visualizzazione esplicita quando ci paranoi. 1 viene mostrato quando il valore cambia sulla get, cioè quando il valore viene letto, passiamo il contenuto del text. Ma sulla set eh, mettiamo nel text il valore della variabile. Vedete che qui c'è data, data e variant siccome questa è stringa lui fa automaticamente la conversione se questo fosse stato un t-value eh, vuol dire che se t-value è di tipo string qui lo possiamo assegnare se fosse stato un intero non lo, comunque in questo caso qui il variant sarà un tipo un pai object o può essere un pai number quindi questo che è una stringa fa sì che lui provi a fare un to-string del cioè prova a convertire in stringa il, del, il vantaggio del variant è che prova a fare le conversioni il t value invece dice qui puoi passare tutto però nella stringa non devi fare esatto devi fare per forza il cast e se non funziona infatti c'hai un var to str c'hai vari str to string c'hai le varie um, var to invece è quello che gestisce l'oggetto quindi lui dice get data Qui al posto del variant sta usando il data però è per riferimento quindi puoi andartelo a... ah quando fai la. tu hai creato un oggetto python in delphi quando chiede il valore tu passi l'oggetto python come valore di data e fai un incref per dire a python eh, per evitare che poi venga, venga distrutto e sul set data è già un po' più complicata è qua quello che fai è dire mh, decremento il riferimento. Perché lo decrementa e poi lo incrementa? Lo decrementa perché andrebbe a perdere il precedente. Ah, giusto. Perché qui c'è un riferimento. Quindi tu dici a quell'oggetto non punto più. Quindi lo fai deallocare dal runtime. Ti salvi il nuovo valore che arriva dall'engine e poi incrementi questo perché sennò l'engine te, te lo brucia quindi cioè tu praticamente qui hai un wrapper di un oggetto quindi quando tu non usi più quel riferimento devi fare quel decref per dire a python eliminalo quindi non fai tu la free ma lo devi far fare a, a python ma non, non dici a python fai la free tu decrementi e poi se non è più utilizzato lui lo, lo uccide e quando prende riferimenti nuovi gli dice di fare un link per evitare che poi lui lo vada a uccidere perché il riferimento non è più assegnato quindi di fatto traghetti un valore da questo punto di vista eh, non ho capito il discorso della classe c quindi questo object già esiste perché dal momento in cui lo leggiamo però dov'è che viene impostato scusa object. ah ma aspetta qui non vedo tutto lo script eh, ci sono le barre non lo stiamo guardando nell'interezza oh, ok 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 oh, cioè lo script intero è questo qua ok quindi lui dice object.value ok ti fa vedere che di là praticamente lui con questo c è il nome della classe questo è come chiamare il costruttore quindi in python si crea un, un oggetto qui viene stampato quindi hai una reference, il counter reference va 1, qui viene stampato. Quindi, uscendo da qui, eh, il counter reference finirebbe a 0. Quindi Python, quell'oggetto che è creato di tipo C lo andrebbe a eliminare, però, quando noi lo impostiamo su Object-Value, di là, noi cosa facciamo? Vediamo se è assegnato il Python object, lo decrementiamo, salviamo questo valore e facciamo un ink. Quindi, praticamente di là facciamo andare questo 2 quando lui ha finito di utilizzarlo questo passa a 1 ok quindi questa 2 poi passa a 1 perché noi di là abbiamo incrementato il contatore quindi questo impedisce a python di allocare l'oggetto lo, perché altrimenti noi di là avremo un python object che ci consente di chiamare delle api su un oggetto che però poi se ci proviamo non esiste più perché python l'ha eliminato cioè il nostro wrapper non si aggancia più all'oggetto più o meno ho capito come penso che funzioni così quindi eh, ok guardiamo gli effetti giusto per quindi se io eseguo lo script lui mi new value set by python quindi sta facendo test.value è partito il change quindi lui ha eseguito quella parte qui var test change perché il valore è cambiato eh, qui è cambiato il valore quindi è finito qui ma ehm, show var test Ok, quindi questo mi stampa new value set by Python, però quando io faccio show var test, quello che lui va a fare è fare un value a string della variabile, però quando legge la variabile passa da get data che legge l'edit text. Quindi vuol dire che se io faccio, qui ci scrivo, new value set by Twitch, se faccio un show var test, ok vedi che lo vedo aggiornato e quindi se qui parto con ah c'è già il print current value of test se faccio un execute script ok lui mi ha cambiato il valore ma là in alto io mi aspetto di vedere edit 1 ok ha fatto i cambiamenti set by python eh, non vedo le altre ah qua è qua che non vedo bene questi questi, questi per, per l'oggetto ma poi riparte curate value set by twitch quindi anche da python legge il valore aggiornato quindi poche parole con del fivar quell'identificatore finisce in python possiamo far sì che quel value sia un oggetto che noi cambiamo e ci passiamo il valore così oppure con i metodi get data set data Facciamo sì che le letture sia da Delphi che da, da Python passino da un get un set come una property. Nel get il set abbiamo la possibilità di trattare il valore quindi se arrivo un oggetto dobbiamo fare in craft, teniamo a riferimento all'oggetto, Se arriva una stringa la mettiamo su un edit, se la leggiamo dall'edit, noi praticamente abbiamo virtualizzato e come il tree view è il virtual tree. Cioè abbiamo virtualizzato la lettura e la scrittura del valore perché magari quel dato non lo teniamo in value ma lo andiamo a prendere e scrivere dall'edit text e lo teniamo così in sync questa è una cosa molto carina, quindi potremmo avere, quindi banalmente se io voglio cambiare qualcosa nella mia interfaccia, se scrivo test value uguale nuovo testo della casella e faccio un execute, e qui cancello tutto, faccio un execute, qui non vedrò niente però il mio script mi farà triggerare il change e mi farà cambiare il testo della casella. Quindi ho trovato il modo di manipolare questi oggetti, da, da Python perché il valore finisce di là e di là lo imposta nell'edit text con un componente. Quindi, qui ovviamente possiamo, possiamo sbizzarrirci perché facciamo 3 più 2, eh, ci finisce 5. Perché lui valuta, fa un number lo tratta come stringa, quindi prende il numero e lo estrae come oggetto, oggetto che contiene il numero, gli va a invocare l'str, tira fuori la stringa, la stampa, decrementa il riferimento dell'oggetto, così l'oggetto sparisce, la stringa ce l'abbiamo, la salva e poi torna tutto esattamente come prima. Però qui possiamo fargli stampare qualunque cosa, un array, tanto lui fa il, l'str, quindi ci stampa, ah no, cioè è vero, fa string, quindi il, il, il value il value lo mette così eh, è roba roba molto powerful devo dire, eh? come molto interessante da questo punto di vista secondo me l'errore l'ha dato perché sta facendo casini con eh, con, con gli altri eventi eh, oppure fa una conversione diretta in stringa, però molto 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 interessante questo, questo utilizzo perché non è male non è male anche molto molto semplice c'è questa cosina degli, degli, degli incrementi dei decrementi che diventa un pochino più difficoltosa da gestire, però, tutto sommato, tutto sommato, come dire, si capisce si gestisce. A parte che poi eviterei, magari. Fa, uso un espediente di questo tipo a meno che proprio non sia un oggetto, però so che ci sono anche dei wrap specifici e quindi alla fine. Probabilmente l'uso dei wrapper è quello più indicato, cioè ereditare da classi che fanno diciamo un po' da che incapsulano queste PI e ti fanno una sorta di tramite RTTI ti, ti creano un wrapper automatico delle proprietà di un oggetto, delphi dentro Python e viceversa. Così eh, le cose sono un pochino più eh, come dire. Cioè, ereditare da un oggetto che già gestisce queste API e magari tramite RTTI ti crea già un oggetto che sia in Python che in Delphi con le proprietà che ha, le vedi anche direttamente già in Python e le imposti, senza dover fare questi in XDAC. Aiuto! <coughs> scusate, diventa senz'altro una cosa, una cosa molto, più, molto più efficace da questo punto di vista. Potremmo dire: Sì. Te 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 te. No, è molto molto interessante, sicuramente c'è bisogno di approfondirla perché è molto promettente, anche perché è un po' di cose da che ho visto su Python che vorrei fare in Delphi, però piuttosto che fare in Delphi, secondo me <coughs> sarebbe comodo tra l'altro fargli gestire anche qualcosa di più, tipo immagini, tipo passare dei dati anche un pochino più complessi. Quindi, però questi esempi aiutano molto, sono molto... Mi piace questo approccio con i demo: che riprendono cose che hai già visto, aggiungono qualcosa. Poi prima di cambiare tema, però li vedi molto a confronto. Poi nei commenti ti dà anche un'alternativa, quindi pian pianino impari come fare le varie cose effettivamente in maniera molto più eh, vabbè, non più efficace di una documentazione che senz'altro cioè, ti devi prendere il tempo di guardarli. Però tutto sommato diventa una cosa abbastanza. Dire, abbastanza interessante da, nella sua gestione da, da, da capire molto molto carina molto 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 interesting se non l'ho già detto ma lo torno a dire eh, adesso faccio una, una bella roba visto che siamo a un'ora abbastanza tarda però abbiamo abbiamo un po cazzeggiato ma ci sta da questo punto di vista perché volevo infatti far vedere un po il Oddio, che succede il okay, okay. Il... il questionario del Real? De... Della... Poi un pochino di cose legate agli eventi ci sta, la parte delle news. Quindi, ah, giusto, mi mancava che prima, prima di andare qui devo fare questo: devo fare saluti finali. E solo dopo posso andare in. Vabbè. se notate? Ho anche cambiato i punti canali in caffè perché ci stava, ci stava di più con. come dire? Con, con il tema del canale. perché effettivamente ne sto bevendo un po' troppi, ma vabbè, questo è un, è un altro tipo di problemi. Guardo se c'è qualcuno che a quest'ora sta programmando, ma in italiano direi che non c'è nessuno. C'è qualcuno che programma in Laravel, qualcuno che programma in. Boh, una ragazza che programma in Laravel, però in English, e quindi. Boh, chi potremmo raidare? Chi potremmo raidare? Vedo che qualcuno sta giocando. Anche gente che non ho, che non ho mai visto, eh, che potrebbe essere interessante. Uh, inutil, Linutil. Se avete chiaramente suggerimenti, poi adesso vi do la buonanotte, vi lascio andare. Mi piace fare comunque sempre qualche live perché è interessante. Però parlano in spagnolo, non ci si capisce una mazza. Quindi punto a, punto a canali in italiano. Via, così, così siamo più tanto. Stasera non c'è nessuno in, in live che è strano, come. È Strano come, però vado, vado da un collega, così no, direi che se non ci sono news, ci diamo appuntamento a martedì prossimo. In realtà, avrei voluto fare qualche live in più, non infrasettimanale. Ma stanno vedendo Temptation, può darsi adesso, no, non lo vado a vedere anch'io perché non, non voglio rovinare, avere gli incubi, però ehm, vabbè, a, parte, a parte gli scherzi. E, <coughs> aiuto direi ci vediamo martedì mi sarebbe piaciuto fare qualche live anche non infrasettimanale ma tipo sabato e domenica eh, però ma questo questo brano si termina subito sembra a me boh. ah ma perché è rimasto ok è rimasto in loop eh, però questa settimana sicuramente no però un po' a sorpresa ecco eh, non pianificate di solito per quella del martedì faccio un po' girare un po' le news ma eh, questa è già un po' più un po' più è un po' più, più, più organizzata Quell'altra invece magari dove mi metto a vedere un po' di cose magari vado, entro in live così a sorpresa tanto poi se avete il follow arriva la notifica poi se c'è qualcuno ma giusto per passare un po' di tempo online magari se qualcuno fa compagnia così quantomeno lavoro perché qui c'è qualcuno che mi controlla per... <ride> almeno da questo punto di vista vado a fare un raidino al, al collega Crossplay che sta, giocando, che sta giocando a Fasmo dovrei giocarci un po' anch'io una di queste volte riprenderò anche il brand Compila quindi gioca perché ci sono dei giochi c'è un gioco bellissimo, secondo me eh, me, lo, me lo comprerò dove simuli un ufficio. Eh, uno ha eh, scelto random fa il capo ufficio e deve controllare gli altri. E gli altri hanno delle attività da fare, quindi lavorare, tranne qualcuno che fa apposta il sabotatore e deve sabotare, tipo dare fuoco ai cestini, mettere le, le spillatrici dentro la gelatina, cioè rompere un po' il cazzo deve farlo senza farsi scoprire perché eh, di tanto in tanto il capo può convocare una riunione e licenziare quindi il gioco si chiama Dale and Dawson mi sembra se non ricordo male e, se capiterà di giocarlo così può essere che magari ci può stare in live perché è anche un po' a tema quindi è molto carino è curiosito quindi adesso lo, lo, lo guarderò un po' meglio e poi perché bisogna giocarlo ovviamente in in cooperativa e le persone con cui lo giocano, a parte che bestemmia, come <ride> e quindi, magari non, può essere che non piaccia a tutti, ma questa è un po' la, la problematica. E, niente, io vi do la buonanotte quindi appuntamento alla prossima settimana. Se volete rimanere aggiornati, punto esclamativo Telegram. scommetto che è toscano. Si, sì, è toscano e Fiorentino, perché, attenzione. Che è toscano, se gli dai del pisano. E quindi no, è simpaticissimo per, cui, per uno che tollera, cioè, ci si diverte veramente un sacco. Eh, quindi direi la prossima settimana io metto avvio al ride, metto la schermata anche del, del landing, che ci sta bene. Quindi noi ci, ci ritroviamo la prossima settimana, rimanete per il ride, vi do la buonanotte, grazie come sempre per la presenza e a, alla prossima direi. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Eh. <coughs> Anzi.